Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti! Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao ragazzi. Del Duca. Bentornati giovinotti. E del Cap. Ciao ragazzi. Allora ragazzi, siamo puntata numero 212. Bravo. Ale. Giusto. E con un intervento davvero speciale da parte di Banda, che so che si sta preparando da un casino di tempo. Però, come dire, first things first. Cioè mettiamo in ordine un po' le priorità e andiamo un po' ad aprire l'episodio di oggi con un paio di ringraziamenti, soprattutto doverosi direi. Ah, vabbè, Andrea Beghi, sei il Patron of the Week, quindi preparati che stiamo preparando l'intervento a te. Cioè, stiamo preparando tra tre due minuti secondi iniziamo. Arrivi. E ovviamente Nicolò Chioato, che anche lui ha alzato il suo pledge, grandissimo Nicolò, storico seguace del DBC. Io vi ringrazio ragazzi, vi ricordo che per partecipare in trasmissione con il vostro top 3 e la vostra flop 3 è necessario avere almeno per un mese un pledge di 5 euro / 4.5 dollari, non so, vabbè, comunque quel pledge lì vi garantisce la possibilità, se lo volete, di mandarci un'email e di avere il vostro spazio in trasmissione. So che ci sono stati dei Patreon che hanno alzato il pledge e non hanno scritto. Ebbene sì ragazzi, dopo la mia grande reprimenda al buon cultista zero, ho visto subito scattare sugli attenti gli storici, gli imboscati, gente gli storici che imboscati. Gli storici imboscati, gente che era tra le prime file da anni e non si era mai palesata, che ha detto eh no, se Banda richiama Negrini all'ordine anch'io mi faccio avanti, adesso cazzo vi mando la mia top 3. Esatto. Come quella di stasera, il buon Andrea Beghi. So che però... come il buon Chioato. Esatto. Sì, 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 sì. Però ripeto, non siete obbligati a inviarci la top 3, però ne avete diritto, per cui quando poi ci inviate una mail noi ovviamente ci prendiamo un attimino di tempo per preparare l'intervento sui vostri giochi, anche perché a volte, come in questo caso, c'è un gioco che non abbiamo proprio fatto, per cui non possiamo aver giocato tutto, però è sempre molto bello fare questi Patreon of the Week, perché ci mettono sempre dentro un sacco di idee e un sacco di esperienze di gioco, che alla fine sono le cose che un po' sono un po' la benzina che fa andare avanti il nostro motore. Per cui grazie ancora a tutti i Patreon. Per maggiori informazioni naturalmente patreon.com/dunwichbuyersclub. Allora, io ragazzi zufolerei con il mitico sponsor, però prima dello zufolo ricordiamo che stanno rapidamente finendo le magliette edizione speciale Kingsport. Ah, pensavo gli HeroQuest. No, gli HeroQuest Banda lì è tutto un altro discorso. No, perché non credo nella mia vita di giocatore da tavolo di aver mai visto in un colpo solo così tanti posti in cui ho visto l'opportunità di HeroQuest. No, sì, effettivamente c'è stato grazie di aver, come dire, deragliato il nostro messaggio pubblicitario sulle magliette. Detto questo ragazzi, stanno per finire, andate sul sito dunwichbuyersclub.com e da lì c'è proprio la sezione .it, grazie Mac, dovresti arrivarci comunque. Beh, in realtà no, comunque non abbiamo pagato abbastanza, siamo troppo poveri. Ci siamo sempre dimenticati di fare il redirect, ecco perché credo. Facciamo le magliette, esatto, .it. Andate dentro il sito e lì c'è una pagina che si chiama t-shirt e da lì ci sono tutte le informazioni che vi servono per ordinare la vostra t-shirt. Stanno finendo, non ce saranno mai più. Siamo in attivo di ben 2 euro sull'investimento. Lo so, delle magliette, quindi siamo al break even. Lo facciamo per abbiamo voi. Ho deciso di dividerci questi 2 euro in 4, 50 centesimi a testa e via di liquirizie goleador. Esatto. Questa la taglio magari. No, ma la verità fa male. La ma situazione comunque è fluida. È fluida. E anche perché la maglietta costa veramente, secondo me, 20 euro spedita in Italia. Secondo me è un prezzo... Con quello che costano le spedizioni direi proprio di sì. Cioè, tra che l'altro. Caro. Ok, ragazzi, per cui le magliette Kingsport, la seconda, la terza wave... È già pronta, ragazzi. Posso dire che abbiamo approvato questo pomeriggio sì. La grafica e la combo di colori. Per rispondere a un messaggio su di Facebook, no ragazzi, non saranno tutte a tema marinaro. No, no, diciamo già. Non lo
non lo saranno e non lo sarà neanche la prossima, che uscirà all'inizio del 2022. Eh sì. Per poi chiudere questa prima trilogia di magliette. Cioè, avanzate qualcosa della tredicesima, allora è il momento giusto di investire i vostri soldi. Bravo, bravo, esatto. Ale. Acquistate. Bene, maglietta del Danwich, bene rifugio. Esatto, bene rifugio. Allora, io andrei con, visto che stiamo parlando di promozioni, andiamo con il munifico e dopo ci buttiamo dentro col Patreon of the Week e poi gli interventi della settimana. Quindi vai. 3, 2, 1... Munifico! E ora un breve intermezzo per ricordare a tutti voi, amici del DBC, le fantastiche offerte messe in campo dal Dottor Merchant per questo Black Friday, valide fino al 28 novembre. 21% su una selezione di giochi da tavolo, BFGDT15 sui giochi da tavolo, BFGDR15 sui giochi di ruolo, BFMTG10 su Magic the Gathering e un outlet con sconti fino al 90%. Quindi approfittatene finché è possibile, tutti gli sconti che ho appena citato sono validi fino al 28 novembre, mentre il nostro DBC15 è valido fino alla mezzanotte di mercoledì prossimo. Buon ascolto! Jack, lasciamelo dire, ti prego. Sì. Non è vero che il dottor Merchant non ci ascolta. Mi ha chiesto di dirvelo. Lui ci ascolta sempre. Ecco, trama nell'ombra alle nostre spalle. Magic. Chiariamo subito sta roba. No, perché tante delle nostre battute partivano dal presupposto che lui non ci ascoltasse. E invece MagicMerchant.it è sponsor del The Witch Bears Club, per cui anche questa settimana abbiamo il 15% di sconto su una categoria di giochi da tavolo. Come si fa ad usufruire di questo 15%? C'è un codice che si chiama DBC15, The Witch Bears Club 15, da inserire all'atto dell'acquisto quando andate a prendere giochi prelevati direttamente da questa categoria, che questa settimana è, non poteva, abbiamo voluto rendere omaggio all'importante intervento di Banda con Guerra. Hola. Potrebbe non contenere i giochi citati da Banda, non lo so, ma non importa. Magari li toglie. Magari se la facevi maggioranze era un non po' credo, più in non, tema. Secondo me non c'è maggioranza. Non come, so, come, fammi controllare, ma non voglio mettere confusione. Sarà comunque Guerra. In Guerra puoi farci entrare comunque, che Gino Pilotino. Maggioranza non c'è, Banda. Maggioranza silenziosa non c'è. Per cui, Guerra sia... E guerra sia perché ovviamente poi questa settimana parliamo di questi giochi, però ci sono comunque tanti titoli molto, come dire, succosi in questa categoria, per cui andatevela a vedere, tutto quello che ci trovate dentro poi è passibile di DBC15. Quindi grazie ancora al munifico che questa settimana dobbiamo skippare per motivi di tempo, non possiamo dire mille nefandezze sul suo conto. Ci sono comunque dei giochi di cui abbiamo parlato in passato. Qualsiasi domanda, dubbio, richiesta, scriveteci o scrivete direttamente al tipo, for example, il codice non funziona, scrivete direttamente a loro su Facebook. Perché noi non possiamo farci assolutamente nulla. Se non vi risponde subito non vi preoccupate, è inverno, quindi lui si trasferisce alle Canarie, però state tranquilli. No, c'è il fuso orario, è Aruba. Aruba, non si pagano le tasse. Okay. Perché c'è il mare bello. Giusto. E le palme. Bene, siamo riusciti a inserire... Come dire, al 91esimo recupero abbiamo inserito una bella nefandezza. Sì, a me viene sempre in mente, e saranno di primissima qualità, a fine di una poltrona per due. Ma esatto, è vero. Bene, grazie al munifico per il DBC15 sulla categoria guerra. Chiudiamo lo zufolo e buttiamoci a parlare di Andrea Beghi. 3, 2, 1... Zufolo! Andrea Beghi è un sponsor di questa trasmissione. Anche lui? Sì. No, in parte. Ha finanziato, ha comprato il suo spazio pubblicitario. Esatto. Io vorrei fare un enorme appello, tra l'altro. Appello a Andrea Beghi. Prima di cominciare, no, Andrea Beghi, ma in generale a tutti quelli che vogliono partecipare ai Patreon. Vi prego, fate i Patreon che sono da 4,50, in realtà, sì. Non da 5. Sì, perché così Jack fa l'intervento corale e non devo aspettare il suo intervento il martedì sera, che arrivano sempre in ritardo. Esatto. So di per certo che tu monti il mercoledì, a tempo, povero uomo, cioè, io monto quando voglio, però preferibilmente fine settimana. Sembra il titolo di un film di Muccino. Pensavo più di Tinto Brass, veramente. Però basta, ho finito l'appello, scusa Jack, vai pure. Farò il possibile, ma faccio veramente fatica a mandarti gli interventi, però ho controllato che ho praticamente solo un intervento da qui a fine anno.
No, ma infatti gli interventi quelli mai. Del Patreon of the Week sono perfetti, perché il tuo intervento è già dentro l'episodio, quindi non devo aspettare niente, vado, sciallo, il sabato ho già l'intervento pronto. Va bene, Ale, farò il possibile. Stasera ne hai addirittura due già in episodio. Già in episodio, sì, beh, ma tanto tu me li mandi di mese in mese, sì. Cioè al 2 del mese mi arrivano 5 interventi. No, però vedi, c'è un karma in tutto questo. L'ultima volta ho mandato ad Ale 4 interventi. Sì, bro, ma tu giochi... 4 interventi, e Ale mi ha detto... Banda, fermati! Ma ieri hai capito che in realtà è meglio riceverli con un mese di anticipo. Ale, ma io che ho bisogno di giocare ai giochi prima di mandarti l'intervento. Cioè, infatti, non abbiamo... è vero. Cioè, per quello faccio fatica. Comunque, vabbè, queste sono beghe nostre. Proprio beghe, esatto. Andrea Beghe. E parlando di beghe, parliamo di Andrea Beghi. Allora, Andrea Beghi dice: che nefandezza. Non sono un Patreon della prima ora, ma sono vostro Patreon cultista fin dal momento in cui vi ho conosciuto. Quindi grazie mille. Poi parte con parte in cui più personale, più per noi, per cui ti ringraziamo. Non divulgheremo. Che Andrea è, per riassumere un attimo, è il classico ascoltatore che ha affiliato da poco e si trova in grande difficoltà. E come si dice, ognuno cerca di fare il meglio che può, Andrea. Noi cerchiamo comunque di tenere compagnia anche a tutti quelli che sono appassionati, si comprerebbero e giocherebbero quasi tutte le sere della settimana, ma non possono. Esatto. E con noi hanno una specie di surrogato del tipo: beh, io sto col DBC, quindi ascolto, faccio parte, sento cosa sta succedendo nel mondo dei giochi. Per cui ci sentiamo vicini a tutti, anche perché lo siamo. Ma infatti, cioè, io e Jack, lo stand che abbiamo visitato per più a lungo alla Modern Play è stato quello della ABA. Quindi ecco, sì. Datti due risposte. Siamo anche noi alle prese con ovviamente problemi di tempo, eccetera. Per cui siamo vicini a te, a tutti quelli che insomma figliano oppure hanno impegni dei più svariati, per cui fanno fatica a giocare e non potrebbero farlo quanto vogliono. Per cui noi speriamo comunque di tenervi compagnia. Vi abbracciamo fortissimo tutti quanti. Ma adesso andiamo con i giochi di Andrea. Ale. E come da tradizione seguiamo l'ordine che ha deciso di seguire Andrea per presentare. Per essere deriso. Quindi partiamo dai flop 3, quelli non fanno per me, in ordine alfabetico. Tra l'altro è stato anche morigerato, ho messo non fanno per me, l'ha scritto in maiuscolo però, quindi vuol dire che ha voluto comunque sottolineare il fatto che non fanno un compromesso. Non fanno per me. E il primo è Ricochet Robots. Ah. Questo è proprio il non fa per me per eccellenza, quindi è partito dall'alto, diciamo, cioè dal basso. Capisco la genialità del titolo, mi intriga anche, ma proprio mi blocco, non riesco a fare nemmeno un punto. Deve essere un tipo di intelligenza che mi manca. Certo, è che trovare un gioco dove puoi essere anche in infiniti giocatori e dove li vedi tutti fermi intorno al tavolo a pensare e basta, senza muovere nulla, e questi si stanno pure divertendo, non si può dire che non sia geniale. Quindi riconosce il valore bizzarro del titolo. Beh, tra l'altro questo gioco è stato portato in Italia da MS Edizioni dopo, cioè vuol dire questo gioco è un gioco del fine 2008. Anni 90. Sì. 2004-2008 di Alex. Adesso comunque ha parecchi anni, MS Edizioni ha deciso di portarlo in italiano col nome di Rock and Roll Robots proprio un anno e mezzo fa. Questo significa che ci credono veramente, ma anche perché comunque è un prodotto nell'assoluto molto... giochi da tavolo è un gioco cult. Esatto, per... è proprio un cult, insomma, esattamente. È un gioco cult. 1999. Ecco. È del 99. Vince Banda. È Ricochet Robot, però... È la stessa cosa. È la stessa. Sì, no, io avevo visto... Ricochet Robot e Rock and Roll Robot sono lo stesso gioco. Esatto. Solo che hanno usato il titolo della canzone di Camerini per MS Edizioni l'ha presentato nel 2020 in italiano per la prima volta, mi pare di aver capito. Sì. Un gioco che comunque negli anni ha avuto diverse edizioni in tantissime lingue. È un gioco onestamente fatto un po' per gamer, un po' particolare, dove mi è un gioco di pura programmazione, se non sbaglio, simultanea. No? Sì, tutti quanti insieme intorno. Ci sono questi quattro robottini colorati. Su questa scacchiera enorme che tra l'altro viene composta ogni volta in maniera diversa, quindi c'è molta varietà, e su questa scacchiera sono riportati le quattro basi, diciamo, colorate come robottino, in cui bisogna far arrivare i robot. Solo che non è che ogni giocatore al tavolo ha il controllo di un robot, no, cari signori, qua tutti i robot sono di tutti, ovvero tu devi cercare di programmare anticipatamente tutte le mosse che dovranno fare questi robot per giungere alla loro casa base. Ovviamente però questi robot non sono particolarmente svegli e si muovono esclusivamente in linea retta, quindi per le ortogonali sostanzialmente. Quindi tu devi anticipo devi
calcolare le mosse, calcolare di tutti e le mosse di tutti e quattro per farli finire nelle loro case base. E il primo praticamente che dice ok, io ce la faccio con 10 mosse. Ma è una star ribasso o il primo che arriva meglio all'ora? No, allora no, tu le faccio con meno mosse possibile. Tu programmi tutto mentalmente, a un certo punto te ne esci e dici lo faccio in quattro. Se ce la fai bene. Ma se non ce la fai, hai perso la tua occasione e gli altri praticamente cercano di risolverlo in un numero di mosse il più vicino sufficiente a quella che tu hai detto. Sostanzialmente questo gioco qua in realtà è un brain burner terrificante, però il vero lato negativo di questo gioco è che se lo giochiamo in quattro e uno di noi è più bravo, vince sempre. È come double, cioè se uno di noi ha quella skill lì, vince sempre lui. Esatto, e quindi ragazzi è un gioco molto particolare, richiede un bel gruppo. Però effettivamente come dice Andrea, ha il pregio di poter essere giocato veramente, tutte le persone che vedono il tavolo di fatto possono giocare. E questa non è una cosa poco, come dicevi, ha una facciata di regole. È strano pensare che sei magari in 5, 6, 7 al tavolo che state giocando a Ricochet Robot e tutti stanno mega zitti calcolano, sono lì con le meningi che fumano e poi a un certo punto uno salta fuori e dice io ce la faccio con 5 certo. E vedi la programmazione come si evolve insomma sulla plancia. Comunque sicuramente un titolo peculiare. Esatto. E il secondo titolo portato alla gogna da Andrea, perché diciamo le cose come stanno, è Smash Up, un classico, super classico dei giochi di carte, gioco che io ricordo essere stato presente in tutte le fiere da che io mi ricordo. Sì. Deve anche perché ha 100 miliardi di espansioni. Sì, ha anche aperto un genere, cioè il fatto del mix and match. Il classico gioco con i tre battleground da conquistare ha fatto scuola da Smash Up, poi sono partiti altri 8.000. Sì, vi ricordo per esempio il gioco di Andrea Mezzotro, quello dei topi, delle gang di topi. Tipo Aftermath, sì, esatto. Si basa su questo concetto, o anche Airland in Sea. Cioè, ci sono un sacco di giochi che hanno fatto scuola, che hanno preso questa struttura e l'hanno ripetuta. E lui ha fatto la sua fortuna con le appunto centinaia di espansioni. Adesso centinaia no, però ce ne sono veramente decine. Però volevo capire se voi eravate d'accordo con lui, perché lui dice non c'è niente da fare, me l'hanno proposto almeno 4-5 volte, tutte le volte mi ha lasciato indifferente. Evidentemente è una meccanica che proprio non mi convince. In un certo senso mi disturba mixare due mazzi di fazioni completamente diverse tra loro, che era la cosa tra l'altro divertente, avere tipo i ninja e i dinosauri insieme. Esatto. Che purtroppo non mi convince tra loro, e sfruttarle al meglio le loro meccaniche, vero? Cioè, che sarebbe il core del gioco. Quindi praticamente mi piace il core del gioco, Andrea, esatto. C'è poco da fare. Poi, tendenzialmente, i giochi come questo, che si prestano già di base ad essere espansi all'infinito, dove noto la tecnica piacciona che invoglia a prendere 18 espansioni, con le esperienze non va, secondo me era espansione, secondo me è della tua scuola, doveva fare un po' di proofreading, però secondo me con le espansioni non vado molto d'accordo, nemmeno io, nel senso che questi giochi molto modulari io ci gioco un po' al gioco base. Sì, beh, ecco, c'è una cosa da dire però, occhio, non è come prendersi Marco Polo e l'espansione di Marco Polo. Questo gioco è vive le sue espansioni. Sì, cioè, certo. Il gioco è le espansioni. Scoprire le fazioni, cioè, e continuare a mixmatchare tutte quante. È come in Euroshima X, è come Unmatched. Cioè, voglio dire, non avresti il gioco senza la varietà delle fazioni in Unmatched, gioco. Però Unmatched, secondo me, è uno step anche superiore rispetto a Smash Up. A parte che Smash Up si può giocare tranquillamente anche in 4, pare. Per cui, ripeto, a me è un gioco che ha lasciato sempre abbastanza indifferente. Io non è che mi senta di giocare. Noi dobbiamo averci giocato, io e te, a una Modena mille anni fa. Ti giuro, non mi ricordo. Perché io non mi ricordi, infatti devo aver rimosso. E non ci lasciò particolarmente impressionati. Per cui, sostanzialmente, ragazzi, le frasi che dovete prendere da questo intervento sono... E se vi disturba mixare due mazzi di fazioni completamente diverse tra loro e sfruttare meglio le loro meccaniche, se questa frase siete d'accordo, lasciate stare. Se siete in disaccordo, potrebbe piacervi Smash Up. Quindi più o meno è tutto quello che dovete sapere. Sì. Terzo titolo, tra i flop 3, Ale, qui ti ovviamente, perché so che questa è una classica gag ricorrente, la cerda. Sì, ok. La cerda equals Ale. In questo tavolo sappiate che vuol dire questo. Ma così. In questo caso particolarmente è stato preso di mira Vignos, però lui ha scritto Vignos / Lacerda e scrive proprio come entità. Questo mi ha fatto chiudere la porta in faccia alla Lacerda.
Anche mi ricorda Banda quello di Marte. È molto più semplice produrre vino e portarlo in fiera nelle realtà che fa una partita a vigno. Questo già mi basta per metterci una pietra sopra. Capisco tutto il discorso del perché lui fa i giochi così, ma come sappiamo è un autore estremamente divisivo. Per questo motivo, e infatti lui si divide dalla parte del no. Ebbene, io sto dalla parte di chi non ce la fa a starci dietro. Mi spiace, ma non fa per me. Ricordo l'esperienza di Banda e Ale con On Mars, per esempio. Quindi, bravo ascoltatore, attento, Andrea Begna. Mi ricorda. Ale, ecco, allora. Io so che allora, qui al tavolo nessuno conosce la Cerda come te. Ed è un autore che però tu apprezzi. E volevo, cioè, fai il contraltare di quanto detto. No, allora, il problema qual è? Che Vignos è un progetto di la Cerda in cui spicca in particolare il suo difetto di creare minigiochi. Cioè, un unico titolo in cui tu però devi affrontare X minigiochi, uno diverso dall'altro, tipo la gestione appunto della produzione del vino, la partecipazione alle fiere, la degustazione. Non quindi... dire partecipazione alle fiere ad alta voce, Ale, scusami. Sto morendo in ufficio. Però c'è questa problematica, tu devi partecipare a un sacco di giochi diversi e integrarli assieme facendoli funzionare. Negli ultimi titoli questa cosa in La Cerda è cambiata, ha cercato di integrare un tema comune senza creare tutti i minigame che faceva invece ad esempio, che ha fatto ad esempio in Vignos. Perché Vignos è un titolo che ha i suoi annetti ormai. Sì, è uno dei primi. Ecco, ad esempio, se vuoi tentare di nuovo con La Cerda ma non vuoi affrontare un La Cerda, c'è il titolo che è Mercato de Lisboa, che è praticamente... solo la parte costruttiva di Lisboa trasformata in un gioco a sé stante. Quindi praticamente ha tolto uno dei minigiochi e l'ha trasformato in un gioco completo. Ma tu l'hai provato, Ale? Sì, l'ho provato in digitale. Quello effettivamente non sembra una Cerda ed è molto figo. E adesso speriamo cerchi di dedicarsi alla semplificazione di alcuni titoli, perché effettivamente... Secondo me finirà come Rosenberg a fare tile placement. Ma no, Rosenberg ha fatto, dicono perché io non l'ho ancora visto, non l'ho ancora visto. Eccolo. Perché Banda? Guardalo, nel tranello di Banda. Il cane da guardia, il cane da guardia di Rosenberg, guardalo. Allora, sono 4 mesi che aspetto sto cazzo di gioco e ogni puntata mi portate sempre a fare sto rant. Ormai gli autogrill tedeschi sono pieni di allertau. No, e di coso, dai, di patchwork. Quello natalizio, quello di Halloween, sono come quello di Pasqua. Sono come i club per uomini. Cioè, in Italia non li abbiamo, ma appena vai al di là della frontiera è pieno, cioè. Ecco, vai, Ale. Un autore normale, quando ha prodotto Vignos, avrebbe fatto 5 giochi, lui ne ha fatto uno solo. Tutto lì. Seems legit. Comunque, non bocciare la Cerda con Vignos, se vuoi dare un'altra... Boccialo con gli altri, bravissimo. Esatto. Bene, quindi questo è per quanto riguarda il classico angolo La Cerda. Che... quella è la roba di La Cerda che mi butta via, è che molti autori che fanno giochi molto complessi, normalmente sono detestati dai casual gamer e sono amatissimi da... l'elite degli hardcore gamer. La Cerda è l'unico autore che riesce a farsi odiare indiscriminatamente. Che si fa odiare indiscriminatamente. Sì. Cioè, anche nell'elite degli hard, dei true hardcore gamer, c'è un 50% di gente che lo detesta. Che è una cosa incredibile. Ma infatti è sempre qua. Cioè, nel senso, quello lì è un achievement riservato a pochi, tipo Balotelli. Cioè, nel senso, quelle persone che sono riuscite a unire l'Italia nell'odio, nella divisione totale. Va bene, dai, passiamo ai top 3. Passiamo ai top. Andrea dice ce ne sarebbero una marea di altri titoli che adoro, ma visto che devo dirne 3 oggi, direi questi. Quindi questa è la fotografia della sua sensibilità oggi. Il primo titolo è Flamme Rouge. Questo titolo mi ha folgorato. Fin dal primo minuto in cui l'ho visto recensito su YouTube. Capito adesso. Ma Flamme è fuoco comunque. Folgore, fuoco. Cioè, è la stessa cosa. Perdonami, niente, andiamo avanti. Si vede che non ha giocato a Final Fantasy, sennò saprebbe come sono differenti gli elementi. È semplice ma sufficientemente profondo. C'è fortuna ovviamente, ma anche molta tattica, dura il giusto. Possono giocarci grandi ragazzini. Io sono abbastanza d'accordo fin qua, è stato anche gioco dell'anno, lo ricordiamo. Ma la cosa veramente interessante arriva adesso. Non ultimo, mi ha permesso di conoscere un sacco di gente. Un amico durante il lockdown ha creato un sistema per giocarci su Telegram. Fermi tutti. Canale libero,
Tele Flam Rouge più più tutto attaccato. Tele Flam Rouge più più tutto attaccato. Ma come ha fatto, scusate? Gratuitamente. È in corso il terzo campionato italiano. Finalmente, ma che idolo questo! Finalmente quello che ci vuole è la socialità, il gioco di società, scritto con gioco di società con le maiustole. È una figata. Questa io credo che questa roba sia una figata. No, ma su Telegram usa l'app? Non va bene? No, no, no. Ma no, banda, cosa c'entra? No. Tienti per settimana prossima. Mamma, la settimana prossima. Diciamo che... Catene, ragazzi. Questa roba è una figata assoluta. Flam Rouge è un gioco obiettivamente molto divertente, che dura il giusto e... Abbiamo tutto giocato quello con molto che ha detto piacere lui, anche noi. Io sono sottoscrivo al 100% quello che dice Andrea. Dura il giusto. Possono giocarsi grandi e piccini. Vi tiene lì incollati, non vi distrugge. E vi tra l'altro, dopo l'ultimo serata. Anno del ciclismo azzurro e dei premi che abbiamo vinto, penso che questo gioco dovrebbe quel andare ancora Filippo più forte Ganna. di quanto non è andato finora. Per cui, ragazzi, ecco, l'unica cosa è che Flam Rouge riguarda lo sport, lo sì, sport il ciclismo. Che, quindi, no, però io so di per certo che quando si parla di sport, la grande massa dei giocatori da tavolo storici non ha proprio. Al giocatore da tavolo storico piace il Rinascimento. Posso dire costruire, secondo me però è lo sport, però è molto ben mascherato. La ricostruzione che ha fatto l'autore delle fasi finali di una tappa, di una competizione ciclistica. Non credo abbia uguali nella storia del gioco. No, e secondo me ha avuto proprio successo. Guarda, anche dal punto. Allora, si può dire che chiaramente sia casuale perché peschi le carte, ok? No, però, ma secondo me però, no, fino a un certo punto. Però, esatto. Comunque, la genialità di aver messo quel meccanismo lì del rouleur, esatto, e del, sì, di quello che porta la coppia, che è vero, perché esatto, cioè, del il gregario e del fatto che tu puoi scegliere, cioè tu devi gestirti il fiato. Bravissimo. Ma soprattutto sfruttare la scia, esatto, là quello, una roba che è vero, cioè è quello che succede, è quello che succede nel ciclismo, è quello che succede nel ciclismo, dove hai i classici traini e sì, poi il finisher che è quello che deve uscire. Io sono convinto che i bravi giocatori, cioè un bravo giocatore di Flam Rouge, uno che fa fanno i campionati italiani, secondo qua me non lo freghi infatti mai. Sarebbe veramente interessante partecipare comunque se e poi interessa, scusami, la bellezza sì, vai, è che tutti i tour più importanti legati al ciclismo sono già stati fatti a livello di mappa con le mappe di Flam Rouge, sì, cioè le espansioni, quindi con se tu vuoi giocarti il Tour de France o vuoi giocarti il Giro d'Italia, sì, c'è qualcuno su internet che ha già pubblicato o la Vuelta. C'era la modalità di gioco, certo, multitappa, certo, no? Sì, 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 sì. Quindi, una specie di campionato, esatto, proprio. Figata sì, assoluta, ragazzi, uno dei giochi sportivi secondo poi, me più belli usciti negli sì, ultimi anni assieme a Time of Soccer. Ho ancora in mente il post dell'altro giorno, vabbè, ma non importa. Quale posta? Quello qui diceva che era gestionale e strategico. No, sì, no, vabbè. Allora, vabbè, sì, no, devi gestire la bile che travasa, esatto, quando non fai neanche un successo in 15 tiri di dado. Possiamo tenere tutti questi aneddoti per quando sì, fare sì, l'intervento sì, di Flam Rouge? C'è mai, se continuiamo così. Ma no, dai, no, dai. Allora, no, beh, dai, tra due settimane. Sì, vabbè, più sì, o meno sì, ci sto, cioè, prima di Natale. Sì, la prossima o il Roundup? Quella dopo? No, la prossima abbiamo Descent. Quella fra due settimane o il Roundup? Stiamo spoilerando i contenuti comunque della settimana prossima. Più o meno è un mese che non giochiamo altro, ragazzi. Esatto, bisognerà parlarne prima o poi. Esatto, dai. Bene, secondo gioco di Andrea, Florenza. E qui ovviamente qui invece si passa a un super super classico. Rinascimento fiorentino, bisogna costruire, bisogna... assoldare, bisogna gestire taglieggiare, no, si taglieggia qua. Oddio, puoi fare delle slerzate mandando a casa i predicatori, però il mio primo amore dei giochi gestionali è un gioco di almeno 5-6 anni fa. Questo è il titolo, questo titolo è anche ben ambientato rispetto del classico problema dei German. Avrei qualcosa da ridire, ma ok. La meccanica degli artisti che arrivano a Firenze e dopo un tot di turni lasciano la città per lasciare spazio ad altri mi butta via. Però è una cosa che si vede abbastanza spesso ultimamente. Mm-hmm. I mercatini sì, dinamici con sì, le carte che vanno che via. Che switchano. Un gioco non per tutti, ma se vuoi fare un gradino in più in là sui gestionali, per me è uno dei migliori in circolazione. E poi è della Piacenza Games, cioè della mia città Piacenza, una piccola nota di orgoglio per me. Piacenza, che ricordiamo, sono gli stessi autori di... È la stessa casa editrice di Wendake, gioco che ha avuto grande successo, anche lì non proprio una roba per tutti,
Però secondo me è un gioco molto bello. Era veramente ambientato. Madonna, cioè, ogni roba che facevi era stata studiata da Danilo e messa in gioco per un motivo preciso. Una roba minimissimi dettagli. Proprio, Florenza, ragazzi, è il classico gioco tedesco, legno e cartone. Sapete che a me sta molto sulle balle dire un gioco è German, un gioco è American. Però in questo caso devo dire che è talmente in purezza la categoria che non posso fare altro che inchinarmi e dire è il tedesco legno e cartone. Qui hai tutti i cubetti, tutti i dischetti, spendo per avere questo e col premi spendo per avere quest'altro. C'è una sorta di programmazione per cui tu mandi prima la gente a raccogliere le risorse e poi le spendi nella seconda parte del turno. Mm-hmm. E poi ovviamente quante copie di questo gioco hai al deposito, Mac? Zero. No, vabbè ragazzi, non è che si può giocare a tutti. Sì, e devo dire adesso nel 2021 forse è un gioco che farebbe fatica a essere pubblicato perché secondo me è troppo classico, troppo già visto. Però quasi 10 anni fa quando è uscito secondo me ha detto la sua. Poi è uscita la 10° anniversario con dei miglioramenti ergonomici. Perché il setup è mostruoso, ve lo dico già ragazzi. Mi era venuto il dubbio sentendotelo raccontare. Il setup di Florenza è veramente hardcore ed è un gioco della classica categoria intermedia, quindi prima di andare agli splotter, ma dopo le esperienze più basic di dopo, giochi... Dopo cosa? Dopo Happy Fish. Happy Salmon. No. Capolavoro. Secondo me siamo nel grande regno dei Marco Polo di questo mondo, ecco. Secondo me, come di complessità. Come lo è, secondo me, Wendake. Forse Wendake è un piccolo scalino sopra che guarda Marco Polo. Per cui questo tipo di giochi, il consiglio è quello. Io so che ci sono tantissimi ascoltatori per cui che vanno matti per questo genere. Qui, semplicemente, se trovate che gestire risorse a manetta sia proprio un'esperienza zen e piacevole, io vi consiglio di ascoltare il consiglio di Andrea. Vai. E l'ultima cosa che volevo dire è, ho giocato un gioco che quest'anno che mi ha ricordato l'esperienza di Florenza, ma molto più streamlined, sì, molto più dritto, molto più semplice, molto più immediato. Una festa per Odino? No. Guns Shunklever? No. Red Cathedral. Red Cathedral ha questa sorta di grande soddisfazione sapida di raccolgo, spendo, faccio, ciclato velocemente, sì, quasi ogni turno costruisci qualcosa, se non... fai le porte, o fai le mura, o le murate, ma fai a manetta. Sì, sì, fai a manetta. E stai attento a quello che fanno gli altri, perché sennò ti rubano gli slot. Esatto, e poi si costruisce, quindi secondo me, se vi piace Florenza, prova The Red Cathedral. Ultimo titolo, Undaunted Normandy. Bravo. È la prima volta che un Undaunted finisce è fighissimo, vorrei vedere. È fighissimo. Guardali là, Normandy e Nord Africa. Con questo gioco ho due campagne in corso. Già questo, per i miei standard, va oltre ogni impegno ludico tenuto con la maggior parte dei titoli che possiedo. Questo gioco lo conoscete bene. Riesce a riassumere con poche regole un gioco di guerra uno versus uno, con scenari anche asimmetrici. Certo, ci vuole anche un po' di fortuna. Come in guerra, oppure se uno dei due è particolarmente sfortunato, puntini, quindi questo vuol dire che può capitare cosiddetta fluttuazione statistica. Ci sono, ovviamente c'è i tiri di dado, c'è poco da fare. Sì. Sì. Però dopo tante partite posso dire che chi è più bravo e conosce il gioco vince. Bello, teso, avvincente, con una durata di tempo contenuta. Quindi queste sono tutte caratteristiche che conosciamo benissimo. Volete commentare, ragazzi? Guarda, Undaunted sapete benissimo, ormai me ne parlo da 2 anni e mezzo, da quando è uscito il primo set. Adesso è uscito l'anno scorso il secondo, che è quello North Africa, e adesso in teoria stiamo aspettando Reinforcement. Esatto. Non ho controllato nel sito della Osprey, comunque al di là delle difficoltà di spedizione causa Brexit, per il resto anche questo è un must buy assoluto. E innanzitutto la roba da dire è che essendo un gioco della Osprey è estremamente curato dal punto di vista dei materiali, dal punto di vista delle grafiche, dal punto di vista del regolamento, è proprio un cadeau, una primizia da aprire, da defustellare, giocare, bellissimo. E poi, anche dell'aderenza storica, appunto, perché sono i due creatori attenti, che sono Trevor Benjamin e David Thompson, che sono gli stessi di War Chest, ecco, giusto per farvi capire. Hanno in testa questo meccanismo appunto del deck building con cui hanno provato appunto a fare un wargame e gli è riuscito benissimo, tant'è che
anche molti hardcore wargamer hanno dovuto chinare il capo e dire sì, effettivamente ci si se può vogliamo, divertire anche più che altro possiamo tirare sul naso che questo gioco rispetto ai wargame, anche quelli più semplici, all'Advanced Squad Leader eccetera, non ha nulla in comune. Però c'è poco da fare, se tu vuoi, se tu ami un hobby e in particolare una declinazione di quell'hobby, in questo caso il wargame, se tu vuoi allargare il bacino d'utenza oggi, devi usare giochi come Undaunted. Sì. Non puoi di certo far partire la gente da, altri, da altre parti. Ricordiamo in questo, a proposito di questa cosa, che anche il mitico Max della Rovere mise il suo bollino di apprezzamento per Undaunted. Perché... No, ma anche, madonna, Marco Wargamer. Sì, esatto. Marco Arnaudo, Marco che Arnaudo. È... Un cultore, uno dei... il suo nome è Wargamer. Sì, Marco Wargamer, come dire, no, Ale Lacerda. Pensate che Marco incominciò il canale. Lui insegna teoria dei giochi, non mi ricordo, in America, in America facoltà, sì. Comunque aveva un canale YouTube da oltre 20.000 iscritti, eccetera. Lui si chiamava Marco Wargamer, ma oggi ha cambiato il nome del canale in Marco Omnigamer. Omnigamer. Giusto per farvi capire che bisogna comunque vivere nel presente, non è che sì. Poi... E lui ha detto che questo gioco qui, dopo lui avrà giocato tipo tutti i wargame della terra, ha detto che questo qua è un prodotto eccezionale. Cioè. Perfetto, ragazzi, quindi bollino di qualità di Andrea, bollino di qualità del DBC, e io saluto in chiusura Paola C, che è una nuova cultista che è stata, come dire, sobillata. Sobilla! Stanca! E è una vostra, Andrea scrive, è una vostra concittadina, lei è una di quelle più affezionate e forti giocatrici di Flame Rouge su Telegram. Ah, quindi... ma deve essere sì sì, secondo me è venuta a trovarci a Malo, caro Jack, quando siamo andati quest'estate. Paola C, sì sì sì. Beh, ricordo una saluto... Paola che è venuta con sua figlia Alice, chiedere a Jack se si ricorda un nome incompleto, sì, a cui ho inflitto Trash Panda, tra l'altro, tra le varie cose, e poi hanno giocato pure a Blitz Ball. Trash Panda a Blitz Ball, è vero, esatto. Mi ricordo questa credo simpatica... potrebbe essere lei, quindi. Bene Paolo, un grande saluto no, a te Paola, ed... Paola c'è scritto. Ah sì, no, no, pensavo... un grande saluto a te ed Andrea, fammi finire, dai. E quindi, beh, comunque grazie anche per le belle parole che hai scritto e ci teniamo per noi, perché insomma i salamelecchi ce li teniamo per a uso interno. Per quanto riguarda invece il Patron of the Week, il prossimo che scriverà non lo sappiamo, quindi succederà. Invece, per quello che sta per succedere, io so cosa per lo sta teniamo, per succedere. Lo teniamo alla fine, banda, come chiusura che poi va via di cannone, oppure... No, facciamo tutto. Via il dente, via il dolore. Sicuro? Sì, sì, sì. Vai tanto nel frattempo, Ale, arriveranno... Ma perché il cibo? Quindi... tanto arriveranno poi i panini. Perché... Era proprio per non farlo interrompere. No, ma non arriva, arriva. Però vabbè. Ce la facciamo. Ok. Se arriva il panino, ragazzi, facciamo un attimo una pausa. Sì. No, ma perché non sarà tagliata. No, tengo aperta la registrazione, esatto, mentre mangiamo. Mi beccate tutta la cena. Allora, ragazzi, parliamo con Manda oggi della quadrilogia di Eric Lang. Allora, noi di solito parliamo di trilogia di Eric Lang, però lo facciamo in maniera un po' allegra, perché tecnicamente Eric Lang ha fatto 4 giochi di miniatura su mappa col suo stile, con le sue caratteristiche peculiari che adesso Banda vi andrà ad elencare, un autore che ha lasciato il segno con questi 4 giochi e che ha rimodernato il genere Risiko e l'ha portato nel nuovo secolo, nel nuovo millennio, quello che volete, e lui e ovviamente la trilogia della Matago, di cui abbiamo parlato però già più volte. Tuttavia, la trilogia della Matago è molto più eterogenea, molto più basata su meccaniche tra virgolette gestionali German, ok? Beh, anche questi. Questa un po' di meno, però questa ha delle caratteristiche molto molto comuni fra i 4 giochi, che sono ovviamente, ragazzi, li elenchiamo: Chaos in the Old World 2009 della Fantasy Flight, Blood Rage 2015, Culminior Not in Italia Asmodee, all'epoca era ancora Culminior Not e Alcmon. Sì, ma comunque Asmodee Italia, sì. Ragazzi, ovviamente Rising Sun, Asmodee, Culminior Not, e ovviamente del 2018, e nel 2021 visto in preview da noi a Essen, nel lontano Essen 2019, Anc Gods of Egypt 2021,
Culminio Roth è sempre ovviamente qui. In futuro credo Asmodee Italia. Già è uscito Asmodee Italia proprio il mese scorso. Ti ricordi che durante la nostra visita a Perugia ci hanno portato lo scatolone? Esatto. Solo per farcelo annusare, però. Hai ragione. Ci hanno fatto lumare. Comunque, quindi una tetralogia: tre tragedie e un dramma. Chaos in the Old World è un po' il paziente zero. È il precursore di tutto. È il precursore. Arrivo, Banda, scusa, adesso ti faccio dare subito le carte, ti faccio subito inquadrare. Quindi per quello onestamente noi ogni tanto diciamo la trilogia di Eric Lang, però Banda ci ha tenuto un sacco a mettere dentro anche Chaos per una serie di motivi che poi vi spiegherà. Quindi Banda, vai pure con cioè inquadraci di che tipo di giochi stiamo parlando, vai. Allora innanzitutto vorrei dopo 2-3 anni passati dall'edizione di Essen in cui siamo riusciti a parlare io e Mac per un'oretta con Eric Lang, ancora mi ricordo sostanzialmente delle sue parole e del fatto che lui ci raccontava all'epoca che il tempo più prezioso per lui era quello in cui volava in aereo, esatto, sopra i posti in cui andava a ispirarsi per l'ambientazione dei suoi giochi. Ora è chiaro che quando un autore si racconta alla stampa ti può condire a romanzare qualunque roba, io prendo le parole che lui mi ha detto un po' col beneficio del dubbio, sì, un po' anche perché non vedi un'ostia di quello che c'è giù, però giustamente lui, quello che a me è sempre piaciuto di quello che lui ci ha raccontato è che lui quando fa i giochi cerca di calarli in un'ambientazione molto forte recandosi fisicamente nei paesi in cui poi sviluppa questo tipo di ambientazione, anche se questa ambientazione ovviamente è nel passato. Ha fatto così magari per Blood Rage con un viaggio al nord, ha fatto così con Rising Sun con un viaggio in Giappone, ha fatto così con Hank con un viaggio con i 40 giorni nel deserto. Ecco, sì, esatto. Di sicuro non può aver fatto così con Chaos in the Old World, perché oppure se l'ha fatto gli chiedo come ha fatto. Se lo ha fatto perché lo invidiamo tantissimo, esatto. Allora ragazzi, sapete già che io sono un grande ammiratore di Eric Lang per il suo modo moderno di concepire i giochi di maggioranze, e tra tutti quelli che ha fatto questi quattro titoli, Chaos in the Old World, Blood Rage, Rising Sun e anche Gods of Egypt, hanno ormai tracciato una sorta di schema e di limite, di standard oltre il quale, dal quale è difficile prescindere per i prodotti che sono venuti dopo e questi giochi hanno un tot di caratteristiche in comune e un tot di caratteristiche che invece sono uniche e molto diverse le une dalle altre, perché giustamente c'è uno sviluppo e una diversità, è un'evoluzione anche attraverso del suo il tempo, perché dal 2009 al 2021 comunque sono passati 12 anni, per cui di acqua sotto i ponti. Anche Eric Lang è cresciuto, esatto, molto come designer. Allora, le caratteristiche comuni di questi quattro titoli sono le seguenti. Innanzitutto, sono tre di questi quattro titoli sono tutti Kickstarter e non Kickstarter comuni, perché dal 2015 Blood Rage ha spaccato anche lì un tot di record su Kickstarter, sfondando praticamente quasi la soglia del milione di dollari, e ha serializzato il pubblico dell'Acmon. Ha la combinazione che si era formata tra questa casa di produzione di giochi, Eric Lang, Adrian Smith e lo studio McVeigh per la produzione appunto della grafica e delle miniature. Da lì in poi è arrivato il Kickstarter 3 anni dopo di Rising Sun e 3 anni dopo ancora quello di anche Gods of Egypt. Quello di più successo è stato Rising Sun, però nel complesso possiamo dire che questi tre giochi da soli insieme all'Acmon sono valsi qualcosa come circa 10 milioni di dollari, ecco solo questi tre. Purtroppo Rick Lang e la Camon hanno divorziato e quindi adesso dovranno trovare un altro lead design. Dubito che ne troveranno uno in così breve tempo che sia di così tanto, che abbia così tanto pregio, sì, è vero, successo. Oltre a questo, questi giochi sono tutti giochi di maggioranze e Eric Lang ovviamente ha costruito praticamente la sua carriera e il suo successo sui giochi di maggioranze. Ovviamente qui evolviamo quello che è nato con il grande attraverso dei setting estremamente ambientati con miniature al posto dei cubetti e poi vedremo come declinarli nelle varie loro caratteristiche. Sono tutti giochi fortemente ambientati, che siano quei vichinghi o quei clan giapponesi o con le divinità egizie o nel mondo di Warhammer Fantasy, ma comunque sono tutti estremamente ambientati. Una cosa a cui noi teniamo tantissimo, perché secondo noi anche il prodotto euro moderno deve avere a suo modo una forte ambientazione. Deve coinvolgerti perché sennò ti annoi. Tutti questi giochi sono a doppia fase, io lo chiamo così, è magari un termine improprio, però sono a doppia fase, cioè metà della partita la si passa a imbandire le regioni di cui constano le planche di gioco
L'altra metà della partita è un combattimento in cui si risolvono le maggioranze territoriali che si sono costruite nella prima metà. Questa è una caratteristica comune a tutti e quattro. Poi vabbè, chiaramente le componenti estetiche e materiche che sono sempre più prepotenti, perché voglio dire, da Blood Rage a Dunk abbiamo visto delle cose pazze a livello di miniature, a livello di grafiche, eccetera, grazie al buon Adrian Smith. Abbiamo un'incredibile asimmetria sia in Chaos in the Old World che in Rising Sun che in anche Gods of Egypt. Mi piace che hai fatto una classifica anche delle assimetrie. È di tutto, sì. Certo. Abbiamo appunto questa altra grande caratteristica dell'autore, che è quella di voler rendere completamente asimmetrici ma a livelli folli e spesso anche sbilanciati, affinché i giocatori al tavolo possano ribilanciare ciò che è sbilanciato per natura con il loro comportamento e con le loro scelte. Quindi fazioni estremamente caratterizzate. E abbiamo appunto un sistema a doppia fase, e poi abbiamo sostanzialmente un'altra cosa che in comune hanno tutti questi giochi, sono diverse strategie di uscita dal combattimento. Questa è una cosa estremamente interessante, perché normalmente in tutti i giochi di maggioranza o nei giochi in cui ci sono degli scontri c'è sempre uno che vince, uno che perde, e chi vince ottiene tutto, chi perde non ottiene niente perché il suo contingente viene distrutto e rimane solo quello del vincitore. Invece Ricklang una cosa molto binaria, una cosa molto binaria e anche molto anni 80. Adesso invece Ricklang ha previsto che in tutti i suoi giochi le strategie di uscita dal combattimento siano estremamente diversificate e che i punti vengano ottenuti non solo con la prevaricazione ma con il sacrificio, ma lo vedremo poi nella descrizione dei vari giochi. Ecco, l'ultima cosa che hanno in comune tutti questi quattro titoli è quello che io chiamo il twist, cioè all'interno del genere delle maggioranze ognuno di questi titoli ha almeno una cosa talmente particolare che quando la vedi non riesci a non esclamare wow, che poi vedremo nel dettaglio quali sono. Ed è una delle ultime cose. Comunque ognuno di questi titoli ha veramente qualcosa di unico e incredibile che ha decretato insomma il suo successo a lungo termine. Quindi, caro Jack, Voglio sapere se sei pronto. Ho spolpato questi giochi in vivisezionati. Allora, abbiamo vivisezionato questi quattro capitoli in 17 categorie. Quindi saranno a randella, tipo mitragliata, 17 sottocategorie. E ha messo uno in fianco all'altro questi quattro giochi per ogni categoria. Banda, correggimi se sbaglio, sì, ma mi sembra che sia proprio questo il punto. C'è il best e il worst. Quindi parliamo dall'evocatività del titolo del gioco. Forse non esiste voi. Quanto evocativo, quanto ti trascina dentro il titolo del già gioco? Già solo il titolo. Allora, ragazzi, è chiaro che personalmente ci sono di questi quattro giochi, tre sono titoli standard che servono per richiamare l'attenzione del grande pubblico, ma realmente solo uno titolo che ti prende e ti porta a chiederti cos'è questo Old World. Cioè, voglio dire, Blood Rage, furia sanguinaria, sole nascente, Ankh, divinità dell'Egitto, tu dici vabbè, self-explaining, ma sono setting comunque generici che fanno leva su dei pantheon archetipici tipici della cultura umana, certo. Ok, il Giappone feudale, i vichinghi, certo. L'antico Egitto, ma l'Old World di Warhammer, perché ricordiamo che nel 2009 la Fantasy Flight era ancora sposata con la Games Workshop, e questi hanno chiesto a Ricklang, sfruttando i diritti della Games Workshop, di fare un gioco sul vecchio mondo di Warhammer, di cui parleremo nella sezione ambientazione. Certo. Quindi, come evocatività, ragazzi, il caos nel vecchio mondo non ha proprio paragoni. Onestamente, se sei un nerd, secondo me, quello che mi lascia onestamente più freddo è sicuramente anche Gods of Egypt, che sembra il titolo di una sorta di volume da museo in cui c'è l'abecedario con tutte le divinità. Qualcuno ha qualcosa da dire? Tutto qua. No. Chiaramente andiamo io avanti. Sono ovviamente d'accordo. Perché ci sono delle categorie Mac, che sono che ti ho voluto in trasmissione per secondo, però devo dire, secondo me Blood Rage è molto efficace come anche secondo me, tra l'altro, ovviamente, ragazzi, non tutte le categorie, allora questa categoria è molto piazzecore ed è anche molto forfun, esatto. Altre categorie invece sono molto più oggettive. Vabbè, chiaro, sì. Banda, sì. Best player count per ogni gioco. Allora, per quanto riguarda Chaos in the Old World, obbligatorio il 4, per semplicemente forse. Perché gli dei caotici sono 4: Cornes, Lane, Nargol e Zinche. Non c'è scelta.
non c'è scelta. Se volete fare una partita come Dio comanda, solo 4. Blood Rage. Possiamo mettere la postilla, però, sì, che se hanno la fortuna di qualcuno che ha anche l'espansione dell'Armed Red. Sì, però posso dire, secondo me, la perfezione di questo gioco. La perfezione simmetrica perché del lo caos. Vedi che l'Armed Red è arrivato dopo. Ma sai che, non lo so, questo ne parleremo a tempo debito. Sai che sono contro le soprattutto quando c'è, quando rompi la simmetria del caos. Lo so, però voglio dire, allora, c'è una cosa, però Lorne Dredd, anche dal punto di vista del background, è un di più. In realtà il caos di Warhammer sono 4 divinità. Da questo punto di vista quindi... Vai, Blood Rage 4, invece abbiamo, secondo me, 3 o 4 giocatori. Niente da dire, giusto? Rising Sun purtroppo è quello che ha il player count peggiore, perché dà il meglio in giocatori pari, per un motivo di alleanze. Cioè il sistema di Rising Sun prevede le alleanze tra i giocatori. Se sei in dispari, beh, in 3 è ingiocabile. Se sei in 5... c'è sempre uno ogni epoca, ogni stagione che rimane meno, fuori, sì, che rimane fuori. Invece fuori, il bello è proprio cambiare continuamente le alleanze, quindi o in 4, in 4 o in 6, dipende da anche da che durata volete dargli. Ankh è in assoluto quello che ha il player count migliore, perché è un gioco a scenari, a differenza degli altri 3. Quindi tu hai gli scenari da 2, da 3, da 4, da 5, e sono tutti scenari perfettamente settati in cui la mappa si presenta ottimizzata per quel player count, ed è incredibile, è un lavoro extra che non è stato fatto per gli altri 3 titoli, e si vede che è una miglioria impagabile, onestamente, perché io l'ho giocato in 2, è strepitoso, l'ho giocato in 3, è bellissimo, l'ho giocato in 4, altrettanto, perché è tutto estremamente misurato. Durata? Beh, vabbè, la durata, ragazzi, guardate, Blood Rage, io parlo durata tra giocatori esperti. Sì, certo. Una partita di Blood Rage sono solo 3 stagioni, viva via in 90 minuti. Una di Chaos in the Old World, viva via in 120 minuti. Una di Ankh più o meno in 150, il peggior sì, diciamo, tempo di timing, gioco è sicuramente quello tre di ore Rising abbondanti. Sun, perché vi vanno via almeno 3 ore. Io ho già capito che Rising Sun è quello che deve essere in tanti. C'è tutta una, ma perché Rising Sun è stato studiato con componenti diplomatiche, sì, quindi sì, c'è tutta una fase di trattativa in cui no, alleati con me, no, ma perché se vai con lui, no, così colà, il tempo si dilata in modo incredibile, ma va bene anche così, perché alla fine di queste 3 ore tu comunque ti senti, come in tutti i giochi con diplomazia, di aver fatto qualcosa di epico, ok? Quindi personalmente il miglior timing ce l'ha sicuramente Blood Rage, perché è quello che ha il tempo più contenuto, riesce a fare nei mesi il maggior numero di partite, ecco. Il tema in realtà è una caratteristica comune, perché il tema sostanzialmente del gioco è uguale per tutti, cioè è la costruzione di maggioranze regionali e poi lo scoring proporzionale di punti vittoria. Scusa, me che dicevi? No, dicevo che giusto per rimembrare i tempi andati, credo che a Blood Rage noi nei tempi d'oro già che riuscissimo a fare addirittura 2 per partita. Sì, eravamo in 3. Onestamente, in 45 minuti facevamo una partita. È veramente il popcorn dei 4. Infatti, è il motivo per cui è il più in alto tra tutti, anche nella classifica. Esatto. Beh, ragazzi, e invece adesso parliamo della quantità di asimmetria, cioè quanto asimmetriche sono le fazioni in gioco. Vuoi fare una classifica dal più basso al più alto? Dal più basso di tutti chiaramente Blood Rage, perché sostanzialmente i clan all'inizio della partita sono tutti uguali, poi si diversificano, sì, non hanno i poteri pazzi che hanno negli altri assolutamente 3. No, poi sicuramente viene Chaos in the Old World, perché ovviamente il modo in cui queste 4 divinità sono rappresentate necessitava di dargli delle dinamiche, delle filosofie di gioco completamente diverse. Quindi una riguarda più la corruzione dei nobili, una riguarda più uccidere tutto quello che è vivente, uno riguarda più la distruzione delle città, e una invece, quella di Zinch, riguarda non ho mai capito bene cosa. Okay, va bene. Perché, è la corruzione surrettizia delle menti. Ecco, buon, perfetto. Grazie, Mac. Adesso dormo bene. Una simmetria davvero altissima è quella dell'ultimo ritrovato, che è appunto anche Gods of Egypt, in cui noi rappresentiamo delle divinità che sono totalmente diverse a livello meccanico, ma a un livello folle nel modo in cui portano alla vittoria il giocatore, poiché alcune sono in grado di teletrasportarsi, alcune di andare sull'acqua, alcune di fare follower e devozione più facilmente, alcune si nutrono passivamente delle miniature dell'avversario. Comunque, all'interno della struttura minimale del gioco, la simmetria dei poteri delle divinità di Ankh è veramente altissima, ma c'è un livello oltre l'altissimo, che è il massimo, e sicuramente per me sono i clan di Rising Sun. I clan di Rising Sun sono folli. Cioè, per chi ha giocato Rising Sun sa che il clan del loto, il clan del bonsai o il clan delle tartarughe hanno dei poteri che, quando tu li leggi, fanno lo stesso effetto di quando leggi i poteri dei personaggi di Marco Polo. Cioè tu dici, non è possibile che qualcuno abbia veramente bilanciato questa roba. Non è possibile. E invece... E invece
È vero in parte, perché come ci diceva Eric Lang, alcuni poteri sono talmente assurdi che vanno bilanciati dalla diplomazia e dalla capacità dei giocatori di mediare, e giocare assi, contro, eccetera. Infatti questo è un concetto, sarebbe un concetto interessante da esplorare, perché lascia l'equilibrio ai giocatori. Sì. Ecco. Che non è però è una cosa che ha un molto pericolosa, è una super lama a doppio taglio, perché crea picchi altissimi ma anche valli molto profonde. Allora Banda, si parlava di ambientazione, dalla tua preferita alla tua meno preferita. Questo ovviamente è il punto forte. Allora è chiaro che la mia ambientazione preferita non può che essere l'unica specifica tra altre tre generiche, che è appunto Warhammer Fantasy, il vecchio mondo, un po' perché sono 20 anni che gioco di ruolo a Warhammer, un po' perché effettivamente il background che è stato costruito dalla Games Workshop sin dai primi anni, dalla fine degli anni 70, si è stratificato in un modo incredibile, ha prodotto un lore e proprio un come si può dire, una quantità e una qualità di storie relativi a questo setting imperiale che viene devastato dai poteri caotici che in realtà derivano, essendo una controparte dell'essere umano, dalle speranze, dai desideri e da tutto ciò che è psichico appunto nella razza umana, e ne riparleremo, che è semplicemente impagabile, inarrivabile, perché negli altri tre casi si vede che sono tre setting che sono stati studiati per fare leva sul, come si può dire, sui pantheon più conosciuti dalle persone, perché voglio dire, pensate alla serie Vikings, o anche, che ne so, pensate in Rising Sun, potete pensare, come si può dire, a tutti quei manga come si può dire, come sì, Giappone feudale, bla, bla, o come Miyamoto Musashi, eccetera, anche l'ultima serie uscita su Netflix, quella che racconta la storia di Oda Nobunaga, eccetera. Comunque ci sono una marea di prodotti di intrattenimento che fanno leva su questa roba, Rising Sun. Per fortuna non ci sono così tanti prodotti di intrattenimento sul vecchio mondo, ecco, di Warhammer, ecco, perché è un tema un po', è un po di, scabroso, ha, diciamo, un po' ha un scabroso, un peso diverso dagli altri. Se la Riot volesse fare un tentativo, sarei ben felice di appoggiarli e di non dormire per diverse settimane. Per finire, secondo me il setting più scialbo rimane sicuramente quello di Ankh, ma perché io personalmente non ho mai avuto a cuore l'antico Egitto, come a livello mitologico è una cosa che mi ha sempre attratto pochissimo. Magari c'è qualcuno che è proprio, sì, è super fan, però, e quindi chiaramente rispetto ai vichinghi e al Giappone feudale, l'Egitto mi puppa la minchia. Scusami Egitto. Allora vado con la prossima, è una categoria che va un attimo introdotta, cioè è la tematicità dei punti vittoria. Sì. Ecco, questa sembra una cavolata, però il punto è questo: io sono un grande nemico dei punti vittoria, perché anche i giochi più belli vengono rovinati dall'anticlimaticità dei punti vittoria. Cioè, la cosa che apprezzo dei giochi di Col Verle, per esempio, al di là che siano giochi iper complicati, è che ci sono delle condizioni di fine partita che tu puoi realizzare per diventare il vincitore. E cioè, secondo me, punti vittoria, però no. Cioè, per esempio, le Dominance. Tu stai pensando a Dominance? No, per esempio, le Dominance, ma intendo, ci sono molti giochi, anche complessi, in cui tu diventi il vincitore realizzando degli obiettivi. E questa è una cosa che mi piace molto. Invece, purtroppo, insomma, Eric Lang ha scelto la via dei punti vittoria. Però, mentre in tre di questi giochi ci sono i veri punti vittoria, almeno in Blood Rage ci sono i punti gloria, in quanto il tuo concetto è che il mondo sta per finire, Midgard, cioè la terra, il regno di mezzo, sta per andare in merda per il Ragnarok, che tu devi portare il tuo clan nel Valhalla con il maggior numero di gloria per passare l'esame con, diciamo, le divinità che ti aspettano. A livello tematico, almeno a livello tematico, questi punti gloria mi danno un qualcosa di più rispetto ai meri punti vittoria, per esempio anche di Chaos in the World. Ma infatti questa cosa qua volevo proprio dirtela, cioè mi sembra veramente, probabilmente è chiaro, cioè, so che è cercare il pelo nell'uovo, però no, ragazzi, certo, però io guardo tutto, magari, ecco. Eric Lang è arrivato dopo, in più tarda età, però ad esempio anche in Chaos in the Old World sarebbe stato abbastanza semplice tematizzare un po' di più la minaccia, i punti caos. Escludendo quelle due cose lì, no, cioè c'erano tanti modi per far passare esattamente come è un gioco di 12 anni fa, infatti è quello al tempo si chiamavano punti vittoria, dire punti vittoria, hai fatto il tracciato intorno alla plancia, a posto, a posto. Adesso ci si pensa un po' di ma assolutamente vero. Allora la geografia immagino sia uguale nell'80% dei casi, vabbè, però dai, tanti giochi stanno cercando in qualche modo di slegarsi da questo. La geografia, ragazzi, aspetta, geografia vuol dire la mappa che ti è piaciuta, che ti piace di più. Allora sì, però sia a livello estetico che come idea, cioè ammetto che per quanto io ami il vecchio mondo, lo amo a livello storico, ma a livello geografico, secondo me,
il concept migliore è la mappa di Midgard, cioè la mappa di Blood Rage, con il fatto che sta arrivando la fine del mondo e che ogni round viene devastata una zona, sì, e lo spazio si riduce drasticamente, sa anche perché è una mappa molto piccola. Mm-hmm. Secondo me rimane in assoluto il luogo migliore in cui ambientare un gioco proprio di maggioranze, di conquista, eccetera. Ed è anche il fatto, secondo me, che sia tondo e concentrato. Esatto. Ma anche come bello. Sfrutta il mare con le navi, sì, che toccano i vari fiordi, eccetera. Cioè, ti dà proprio l'idea di una Royal Rumble finale prima della fine, sì, del mondo. Questo è bellissimo. Invece, per esempio, la mappa di Chaos in the Old World è molto bella esteticamente, però è un po' meno definita, ecco, tutto qua. E la mappa, vabbè, di Rising Sun è sostanzialmente il Giappone. Sì, la mappa del Delta del Nilo di Ankh è quella che mi dà meno brividi. Esatto. È molto bella, ma mi dà sicuramente meno brividi. L'applicazione della sezionamento. Dopo. Quindi è un concetto diverso. Anche se so già il vincitore, le fazioni. Beh, vabbè, ragazzi. Allora, di cosa abbiamo, parliamo a fare? Abbiamo clan di vichinghi. Figo. No, bello. Respect. Clan giapponesi in lotta tra loro, alla base figo, di... figo, bello, dai. Divinità egizie in lotta tra loro, belle, politeismo, monoteismo, no, belle. Dall'altra parte abbiamo Slaanesh, Nargol, Khorne e Tzeentch, che sono le divinità caotiche di Warhammer. Adesso va bene tutto, insomma, però no, io credo bella che... è, no, stretta di allora, mano, secondo bella, me c'è un 30% di gente che ti segue a bomba e 60% che non sta capendo niente. Ma capiranno, Jack, però capiranno fra 2 settimane, Jack. Arriveremo in vostro soccorso, voi che non state capendo niente. Comunque ricordatevi che ve lo dice Jack, che non è un hooligan come gli altri due dall'altra parte del tavolo. È perché giocano da 25 anni. La costruzione del caos di Warhammer non ha uguali nella letteratura e nell'immaginario del letterario fantastico, ma neanche in quello sci-fi. Esatto, la roba pazzesca, Ale, che cioè proprio spazio ovunque nello spazio nel tempo. La storia di Slaanesh cambia quello che si sono inventati favoloso, 40 anni fa la Fantasy Flight. Vi assicuro che a livello di world building, no, alla Games Workshop alla fine degli anni 70. 40 no, anni fa. Fantasy, ah, scusami, Games Workshop, che 40 anni fa. Subito, scusate. E quelli ci secondo me pesanti. Secondo me questa roba qui a livello di costruzione di world building è un elemento che non ha uguali, galattico. Perché se pensate, allora pensiamo a un super classico mega sdoganato, il Signore degli Anelli. Non è sdoganato, il Signore degli Anelli. Ok, il Signore degli Anelli ha un world building, ha una storia, ok, ma non ha niente di così brillantemente costruito. Jack, ti prego, cambia sempre. Facciamo così, però il discorso del caos è un discorso secondo me che ha delle implicazioni che sono potresti applicarle al mondo di oggi. È molto vicino alla nostra sensibilità, è una cosa estremamente umana, mentre ovviamente quando il Signore degli Anelli è un po' più distaccato, però io non perché ha un afflato generalmente più Jack epico parlava. Parla di cose più alte rispetto mentre a quello Jack parlava, che mi sono immaginato noi. I Rohirrim fuori forse ho beccato proprio l'unica cosa, l'unico, però questo discorso sarebbe interessante, magari lo riprendo. Purtroppo facciamo una Civil War, esatto. E poi faccio andare avanti. Guarda, c'è che noi siamo passati. No, però perdo il filo, ti giuro. Il discorso è che semplicemente che il vero problema di questa idea, secondo me, eccezionale, è che è condita per motivi di vendita, cioè doveva essere messa in pratica in un modo
è un po' troppo estrema. Ma anche per motivi, anche per motivi anagrafici, in realtà, perché nasce da un contesto culturale e subculturale dell'Inghilterra. Facciamo andare avanti, ne parliamo un'altra volta. Secondo me, scusate, vai, fazioni. Secondo me la fazione più stereotipata sono i vichinghi, che hanno rotto i coglioni perché gli hanno fatto un miliardo di prodotti di intrattenimento sui vichinghi. Non ne posso più, basta. Vichinghi ovunque, fra Vikings e le altre serie, ma basta, basta. Non ne posso più. Secondo me rappresentano proprio... Vuoi fare qualcosa? Scrivi un libro sui vichinghi, qualcuno lo legge. Vichinghi is the new zombie. Esatto. Più o meno. Sì. Negli ultimi anni è miniature, così. Jack, vai. Ci perdiamo. Ma aspetta, miniature come? Ok, perché? Allora, banda. Sì. Allora, dico perché... Cosa c'è? Ale? Niente, non toccare quelle cartine lì che c'è rumore sul microfono. Scusa, porca troia. Giù le mani. Va tutto bene. Fermi lì. Allora, facciamo così, indovino la tua preferita tra le miniature, quelle di Rising Sun, e te lo dico perché sono le più evocative. Ah, non perché è in giallo la casella con... E passiamo già alla prossima. No, allora ragazzi, il punto è questo, tre di questi quattro giochi hanno la struttura delle miniature che tu puoi giocare divisa sempre in tre fasce. Mm-hmm. Tu hai tipo in Blood Rage hai i leader, i guerrieri e le navi, in Rising Sun hai Daimyo, Bushi, Shinto, in Chaos in the Old World hai demoni maggiori, demoni minori e cultisti. L'unico che esce un attimo da questo schema è Ankh, perché hai solo la divinità e gli adoratori, mm-hmm. Fine. Però personalmente, poiché in Rising Sun tu hai una parte di mappa in cui vanno i guerrieri, una parte a livello di fede in cui tu vai a pregare i kami che ti diano dei favori, secondo me la divisione Daimyo, Bushi, Shinto di Rising Sun è in assoluto la migliore. Anche che perché non so, mentre ad esempio quella di Chaos in the Old World sono tre cioè il male da piccolo ha sempre l'unica più vera diversità è tra i demoni e il cultista, hanno due compiti molto diversi. Sì, però sono tutti sempre dei molto cattivi, no? Sì, chiaro. Mentre la cosa bella, come dicevi te, in Rising Sun è proprio che rappresentano anche tre concetti diversi all'interno, certo, della cultura e giapponese. E hanno anche funzioni diverse, funzioni molto diverse. Esatto. Allora, quindi, andiamo con la gestione dei mostri. Allora, in Eric Lang... Come sapete, ci sono dei mostri, delle cose assurde che potete assoldare e fare combattere con voi. Esatto. E Banda ha fatto la sua classifica di questa cosa qua. Sì, ecco. Cose pazze, allora, che non sono di nessun esercito, esatto. Sono esterne a tutti. Sicuramente il peggio lo porta a Chaos in the Old World, perché non ci sono. Siete voi mostri, cioè i giocatori sono esatto. Mostri. Cioè non c'è nessuno quindi, più mostro quindi di voi. Quindi per assurdo è quello più figo di tutti. No. Cioè non necessita di questo add-on, perché semplicemente ce ne sono all'epoca, già troppi di mostri. Secondo me all'epoca magari rappresentava un livello ulteriore che lui non voleva presentare a quel pubblico. Poi sicuramente vengono Blood Rage e Rising Sun, perché praticamente in Blood Rage voi potete avere mostri a volontà. Beh, ce ne sono di se spendi sì, i no, punti, certo, sì. Però potete anche continuamente cambiarli fra di loro se ne volete di vecchi scartate, di nuovi scartate i vecchi. In Rising Sun, scusatemi, in realtà ho invertito, perdonatemi, a Blood Rage puoi averne due, esatto. A Rising Sun è la roba peggiore in assoluto, perché tu puoi avere un infinito numero di mostri orrendi, ognuno con le sue regole, che fa quello che gli pare, e il late game di Rising Sun purtroppo diventa una sfida tra quelli che hanno il cervello più grosso per contenere il maggior numero di informazioni relative ai mostri di tutti, perché ci sono delle robe che girano per la mappa talmente assurde che tu ormai dici vabbè è impossibile calcolare. Invece la bellezza di Ankh, che secondo me lo rende anche da questo punto di vista superiore a tutto quello che è venuto prima, è che Eric Lang ha detto no, io li divido in tre tier, 1, 2, 3, e voi potete averne uno per tier, fine. Quindi al massimo alla fine della partita tu hai tre mostri, ma devi essere stato bravo a prenderli tutti. Sì, perché non è per niente e facile. Questi mostri fanno veramente una roba minimale che è chiara sin dall'inizio della partita, non come in Rising Sun che vengono fuori le carte e la gente si prende il mostro che cammina e ruba i punti ferita alla gente e tu dici oh mio Dio devo calcolare tutti gli spostamenti, impazzisco. No, qui proprio l'eleganza dal punto di vista del livello dei mostri, secondo me in Ankh rappresenta proprio il vertice. Ok, allora andiamo con le meccaniche. Qui Banda ti chiedo una cortesia, dimmi, tu hai diviso giustamente in tre fasi come hai detto in anticipo, spiegami il perché di ognuna di queste tre hai scelto quella che hai scelto. Senza, ti prego, spiegarmi, andare nel dettaglio meccanico di tutti e quattro, perché sennò finiamo tra due giorni. Quindi
Fase 1, azioni. Sì. La tua preferita è stata? Personalmente l'esecuzione dei mandati, cioè i ruoli con privilegio di Rising Sun. Esatto. Cioè è una meccanica che esce completamente da qualunque canone abbiamo mai visto per questo genere di gioco. Cioè, quindi questa meccanica andava bene su mappa con la... meccanica di Puerto Rico. Esatto. Cioè è una cosa che quando tu la vedi dici... What? Pazzesco. Anche perché innestata in un gioco con la diplomazia e le alleanze diventa... ancora più folle. E per quanto io abbia in simpatia la meccanica elegantissima di selezione delle azioni di Ankh, devo dire, e il draft di Blood Rage, devo dire che la meccanica dei mandati per la prima fase di gioco, quella di costruzione delle maggioranze, per me rimane ineguagliata. Lunga, ma ineguagliata. Nella seconda fase, sì, ma abbiamo già capito, guarda, che Rising Sun sia il più lungo e impegnativo è una un film l'avevamo rouge. L'avevamo intuito. Seconda fase, ovviamente, il combat. Cioè, quale hai preferito? E perché? E qual è il peggiore? Vabbè, secondo me il peggiore, a conti fatti, che rappresenta anche un vecchio modo di risolvere i conflitti, dadi. È quello di Chaos in the Old World, perché... Purtroppo, sì. Vabbè, devo dire la verità, non è che i dadi in Chaos in the Old World pesino realmente così tanto, però sono sempre dadi. E quando non vanno, non vanno, e alle volte ti può mancare... È frustrante, sì, insomma, ecco. Sì. È un metodo vecchio. Se i dadi vecchio, non girano, ragazzi, c'è poco da fare. Secondo me, il metodo... che è più lungo, è più arzigogolato, che deriva da un altro gioco che si chiama Cry Havoc, che secondo me è bellissimo, è la quadrupla asta nascosta di Rising Sun, cioè una roba da voltarsi via, in cui vedi la gente che, per carità, fare un combattimento, una battaglia ci metti molto, però hai quattro strategie di gioco per risolvere un combattimento e tutte basate sul bluff e sulla potenza economica, una roba pazzesca. Sì, sì, dal pazzesca. Punto di vista, è proprio una rivoluzione copernicana, cioè, dal punto nella risoluzione di vista della risoluzione, sì. È magnifica, perché l'ordine delle battaglie, unito al fatto che tu ogni volta che vinci o perdi prendi monete e quindi prendi i fondi per andare alle battaglie dopo e poi le punti nascosto e fai credere all'avversario che farai quella cosa quando invece ne farai un'altra, sì. Ragazzi, non è hai per questo che dura tantissimo, Jack. Voglio dire, anche c'è il doppio cieco, che per carità mega onesto, però insomma è una cosa già vista in mille altri titoli, ecco. Fase 3, cioè dopo le azioni e dopo il combat, dopo l'apparecchiatura della mappa, dopo il combat c'è di solito la mietitura, la mietitura dei punti vittoria. E qual è il migliore dei quattro modi? Secondo me, allora parto sempre dal peggiore, secondo me non è che sia il peggiore, però quello che mi dà meno brividi è sicuramente forse quello di Blood Rage, anche se ha inventato queste exit strategy del combattimento, perché alla fine si tratta un po' di fare piazza pulita, chiunque, ogni morto è un punto, e tu giochi le carte che magari quelli che tornano dal Valhalla ti danno punti ancora, comunque è una cosa che nel tempo mi è andata un po' a noia. Quella che trovo secondo me migliore è sicuramente quella di Warhammer Chaos in the Old World, perché tu hai il dominio delle città, quindi tu devi prevaricare le città fisicamente con la tua presenza e poi devi anche corromperle. Cioè tu devi piantare un certo grado di corruzione in queste regioni enormemente popolate per proprio portare la devastazione, che è proprio la ciliegina sulla torta, esatto. E rendere completamente inabitabile questa regione, che diventa una sorta di regione dedita alle divinità caotiche. No, wasteland, una sorta di wasteland in centro all'impero, e tu te la spartisci in parti uguali. Ma quindi, scusami se riassumo, sì. Ma sostanzialmente ti piace perché è estremamente tematica. Sì, sì, cioè, ma anche perché è ben perché riuscita, è articolata, cioè, tematica. Ci sono tante cose che tu puoi, esatto. Cioè lui può vincere, esatto. Il dominio in Chaos in the World, ma perdere la corruzione. Ma io posso metterci molta più corruzione e per questo... prendere più punti di lui che pure ha vinto il dominio. Per esempio, cioè, Nargol ha molta facilità a vincere il dominio, a prevaricare le città fisicamente. Sì, certo. Ma magari Slaanesh è molto più bravo di lui a prevaricarla a lungo termine, quindi con la corruzione. Bravo slash brava, ricordiamolo. Esatto. Fine partita, cioè come si svolge, dove si deve arrivare, giustamente. Esatto. Allora, abbiamo da tutte le parti abbiamo questi dannati punti vittoria o punti gloria. Ecco, la cosa che mi fa quindi quando arrivi a un certo numero, che siano 50 o al termine di determinate epoche o stagioni, si contano i punti e si vede chi vince. La cosa che mi piace di più di tutto in questi casi è il taglio netto che Eric Lang ha dato con Ankh, Gods of Egypt, perché è sostanzialmente un rush di punti vittoria. Il primo che dinga il 31esimo istantaneamente vince. E non ci sono santi. Non ci sono santi. Quindi questa cosa mi fa impazzire, perché almeno se dobbiamo giocarci i punti vittoria non stiamo lì a spararci. A traccheggiare. Sì, semplicemente, esatto. Corriamo verso la maggior devozione. E il primo che arriva vince. Cerchiamo di sopravvivere
al passaggio dal politeismo al monoteismo e rimaniamo l'unica vera divinità. Questa è una cosa che anche a livello tematico mi piace moltissimo. All'inizio dell'intervento hai parlato di un plot twist, cioè una meccanica abbastanza sconvolgente che cambia un po' le carte in tavola nello scorrere di ognuno di questi quattro giochi. La migliore era un po' telefonata, onestamente, perché è l'innovazione con la I maiuscola di Hank. Sì. E vorrei capire però se è tutta realtà questa allora, hype. Qui entriamo nella fascia delle caratteristiche uniche. Allora, ognuno di questi giochi ha qualcosa di veramente incredibile per cui merita, secondo me, di rimanere in collezione. Allora, sicuramente svetta Chaos in the Old World per quanto riguarda il setting. E perché ovviamente, ragazzi, parliamo proprio di chi è innamorato di Warhammer deve avere questo gioco in collezione, che purtroppo è introvabile perché hanno perso i diritti e non lo pubblicano più da una barca di gente, dovete andare al mercato nero. Però dal punto di vista del setting, questa cosa che unisca il gioco di maggioranze con quel setting lì non c'era mai stata prima e onestamente già da sola vale l'acquisto. Per quanto riguarda Rising Sun, sicuramente abbiamo le alleanze, la simmetria altissima, la questione dei mandati e dell'asta che abbiamo già visto. Per quanto riguarda Hank, qui raggiungiamo proprio la vetta totale. Le vette, perché abbiamo il gioco a scenari, cioè un Eurogame di maggioranze a scenari di questo genere non c'è. Il fatto del merge delle divinità, che quando sono a fine partita le divinità che stanno più indietro si uniscono in un'unica divinità che prende i pregi e i difetti degli ultimi due giocatori e cominciano ad agire come se fossero sostanzialmente un unico player che agisce in due turni diversi. Questa è una roba che sconvolgente, è ragazzi. La croce delizia di questo titolo, perché fa tirare sul naso in alcuni casi e invece fa gridare al miracolo in altri. Ma in assoluto la roba che consacra anche dal punto di vista meccanico è la divisione della mappa continua coi cammelli, un evento che si può triggerare ogni tot in base a come state giocando, ma che cadrà, se non erro, fisso tre volte a partita. Quindi la divisione dinamica della partita aspetta il giocatore che lo fa triggerare una suddivisione dinamica di un'area di gioco in due aree, e questa è una roba che quando la leggi sulla carta tu dici bossa roba, anche quando Eric Lang ce la spiegò, io e Mac dicemmo bossa roba. Poi abbiamo quando fatto la provi dici oh mio Dio, ma questo è l'uovo di Colombo, cioè nei giochi di maggioranza questa è la più grande meccanica della storia, perché quando tu hai degli elementi su plancia che costituiscono diverse maggioranze, miniature, monumenti, territori, e tu ritagli come vuoi te su misura una regione, tu rompi tutte le maggioranze. Ecco, devo dire che dopo aver parlato per mezz'ora di mega divinità, ok, cataclismi, cose i cammelletti così, i cammelletti che sono i protagonisti della top rivoluzione meccanica, fa un po' ridere, però è vero, cioè potenza, io sono lo so ragazzi, guardate, la meccanica dei cammelli è per me il culmine di tutto il lavoro di Eric Lang, cioè la divisione in corsa di la creazione fluida di nuove maggioranze all'interno di un gioco di maggioranze, cioè una cosa pazzesca. E anche della pazzesca. Mappa che e anche della mappa delle maggioranze anche, è ed è pure tematica, cioè ha tutto. Questa è secondo me la cosa per cui ricorderemo tra cioè una delle tre robe per cui ricorderemo. Purtroppo vabbè, non è un po' anticlimatico chiudere quei componenti. Ragazzi, siamo molto veniali perché veniamo proprio alle componenti. E sostanzialmente a parte le componenti di Chaos in the Old World, le miniature sono orribilanti, però ragazzi era il 2009, non c'era ancora Kickstarter, non c'era ancora Adrian Smith, lo studio McVay. Tutti gli altri tre giochi, partendo dal 2015 fino al 2021, le miniature sono il top. Do il premio tra tutti, anche se le miniature di Rising Sun sono le più belle in assoluto, do comunque il premio a Hank, perché secondo me la plancia di Hank a livello estetico è incredibile, bellissima. Nonostante tu mi dica, ma cazzo Banda, è il delta del Nilo, cioè sabbia è la meno interessante, ma è la più bella. È un fiume biforcato, ragazzi. Se voi vedete l'estetica di come è stata cesellata e decorata la mappa di Hank, veramente è una roba da lacrime. Cioè ha dei dettagli e una struttura proprio grafica con cui l'hanno fatta, che secondo me è bellissima. Sei d'accordo, Mac? Sì, abbastanza. Io in generale preferisco le miniature di Rising Sun, per me sono più affascinanti. Le miniature di Rising Sun sono però volevo dire una cosa che è molto interessante, cioè Banda ha messo giustamente ha sottolineato il fatto che
Blood Rage, Rising Sun e Hank hanno, sono, l'apparato estetico è stato curato dallo studio di Mike McVeigh e dalle grafiche, dai disegni di Adrian Smith, che sono due grandissimi artisti, uno scultore, il primo, e un artista a tutto tondo l'altro, che hanno iniziato la loro carriera alla Games Workshop, lavorando negli anni in cui Warhammer veniva formato. Sì. Adrian Smith è stato per decenni uno dei top artisti della GW per quanto riguarda la creazione proprio di quelli che sono anche i riferimenti estetici che poi sono stati usati negli anni per Warhammer Fantasy Roleplay e Warhammer Fantasy e Warhammer 40.000. E Mike McVeigh, se cercate i vecchi numeri di White Dwarf, lo vedete, ragazzino di 19-20 anni, lui era il pittore ufficiale di tutte le miniature che dovevano andare poi in mostra alla GW, cioè quando su White Dwarf vedevi le foto dei report delle mega armate eccetera, ecco, tantissime di quelle armate le aveva dipinte lui, e adesso è diventato, ragazzi, lead sculptor. A chi credete che Adam Potts abbia telefonato quella volta che doveva fare Kingdom Death Monster allo studio McVeigh? Cioè ha chiamato McVeigh e gli ha detto: ascolta, io vorrei lanciarmi su Kickstarter con questa roba, non è che mi dai 2-3 dritte per le miniature? Ecco, poi è diventato il fenomeno di culto che è Kingdom Death Quindi Monster. capite che con queste premesse, bene, che se voi prendete l'Acmon con Eric Lang, con Adrian Smith e con lo studio McVeigh, ottenete per forza una sorta di pietra filosofale. Cioè, Blood Rage è stato proprio il gioco che ha sdoganato tutto, che ha fatto partire tutto, che ha unito queste menti geniali. E poi chiudiamo, ragazzi, però giuro, vi racconto sta roba. Quando abbiamo iniziato a giocare a Blood Rage, mi ricordo, ho tirato fuori Blood Rage e il primo turno tu puoi tirare già su un mostro enorme, e la persona che aveva quel mostro marino mega galattico, che poi quando il Kraken, e fa: ma cosa devo fare per giocare con questa miniatura? Perché era una miniatura così enorme che diceva: dovrò vignare tutta la partita per potermi beare di utilizzare questa mega miniatura. No. E invece no, primo turno, gioco mia, boom, sulla mappa, ciao. Tutta la partita mia. Cioè, non ci credeva, la persona non ci credeva, non diceva: no, ma col risico, no, ma io 2-3 primo turno, pum, mostro gigante, e tutti gli altri no, ma infatti, ma vai, no, ma la roba che fa ridere è che questo mostro gigante in realtà aritmeticamente vale più uno su due fiordi, però la roba bella è quella che tu perché devi giocare con i cubetti di merda quando puoi giocare col mostro marino cioè, capisci, questo per far capire come anche la prossemica, la plasticità di questi titoli abbia cambiato anche la sensibilità dei giocatori. Per concludere, se la Culminator Not volesse farci una bella versione revampata di Chaos in the Old World, noi siamo pronti a spendere centinaia di migliaia di euro per comprarla. Esatto. Comunque il premio, ragazzi, alla fine, per quanto riguarda la summa, ma fai la classifica. Sì, certo. Fai la classifica. All'ultimo posto, dati tutti i parametri che ho esplicato, metto sicuramente Blood Rage. Lo sapevo. Vabbè. Al penultimo posto metto Chaos in the Old World. Al secondo posto metto Rising Sun, e al primo posto, secondo me, un po' staccando gli altri, metto sicuramente anche Chaos of Magic. Siete tutti d'accordo? Posto che Mac è l'unico che ha giocato tutti e quattro i giochi. Da un punto di vista di piacere di gioco, probabilmente io metterei... Allora, per me Chaos in the Old World si piazza secondo, ma perché io non amo molto Rising Sun. Di Chaos in the Old World apprezzo moltissimo l'ambientazione e come sono gestito e come è gestito il concetto del predominio del caos, quindi tutto quello che fai nella partita, però anche da un punto di vista proprio prettamente di regole e di idee è ovviamente superiore, ma perché ha 20 anni in più, insomma, io anche non l'ho giocato né a S perché non c'ero né dopo, quindi lascio stare. Anch'io Rising Sun lo metto al terzo e porto su Chaos in the Old World perché il player count, il problema del player count di Rising Sun secondo me è troppo grave. No, è vero, per tenerlo così in alto. Ha un requisito di sistema altissimo, troppo limitato. È vero che ha delle punte incredibili, però a me invece però è anche quello con più difetti, è vero, io è sono d'accordo, è sicuramente il progetto forse più ambizioso dal punto di vista del gameplay, mentre anche è ritornato, ha asciugato un po' di più, si è asciugato molto, sì, esatto. A me comunque, io sono quello che ha molta meno esperienza perché poi non è il mio stile di giochi. Però devo dire che Blood Rage io gli do ancora
piezze core, per me è stato veramente un'esperienza poter giocare finalmente miniature su mappa un po' diverse dal solito. Tra tutti Blood Rage però, quello che se devo pensarci è quello forse insieme ad Hank, ma ancora di più Blood Rage è quello che tiri fuori e giochi comunque così anche a distanza di tempo, perché questo grandissimo non puoi ragazzi, farlo con Rising Sun perché no, o hai 4-5 persone che sono tutte in bolla. Esatto. Blood Rage lo puoi tirar fuori, spiegarlo, lo spieghi e giochi, questo grandissimo pregio effettivamente. Sì. Bene ragazzi, dai, con questa grandissima comparazione fra quattro titoloni direi che abbiamo dato per questa parte di puntata. Adesso Mac, vuoi introdurre il tuo episodio, il tuo intervento di oggi? Certo, caro Jack. Beh, io porto un giochetto con cui mi sono molto divertito nelle ultime... Sì, anche perché decomprimiamo un attimo. Roba leggera. Sì. Concludo un po' questa fase in cui vi ho portato dei giochi leggerini, introduttivi, ma che hanno anche un po' di profondità, insomma, che possono piacere anche agli appassionati. E Codex Naturalis è quello di questa settimana. Ne hai parlato dopo Modena? Esatto, l'avevo provato a Modena, me ne sono innamorato istantaneamente e l'ho giocato parecchio nelle ultime settimane. È un gioco che tiene benissimo 2, 3, 4 giocatori e rimane sempre divertente, sempre interessante. E adesso nell'intervento vi spiego perché. Mackin, 3, 2, 1, vai con Codex Naturalis. In Codex Naturalis sarete chiamati a proseguire il lavoro del monaco amanuense Tibor Quelain, assemblando le pagine di un manoscritto segreto dove vengono enumerate le specie dei quattro regni viventi che dimorano nelle foreste vergini. Studiando gli animali, gli insetti, i vegetali e i funghi, acquisirete le risorse che vi permetteranno di creare sinergie sempre più efficaci e completare gli obiettivi che vi faranno guadagnare preziosi punti vittoria. Dovrete associare sapientemente le pagine fra loro, a volte sacrificando qualche specie in favore di altre, per completare il vostro lavoro prima e meglio degli altri giocatori. Impugnate la penna, preparate la pergamena e stappate gli inchiostri. Sarete in grado di creare il miglior codice naturale che si sia mai visto? Edito dalla Bombix e portato in Italia da Cranio Creations, Codex Naturalis è un gioco da tavolo competitivo per 2-4 giocatori dai 7 anni in su, della durata indicativa di circa 30 minuti a partita, ideato da Thomas Dupont, autore noto per il sistema Carta Ventura, e magistralmente illustrato da Maxime Morin, graphic designer dal tratto ricercato ed elegante. Scopo di ciascun giocatore è quello di creare il codice più ampio e ricco possibile, posizionando le carte ottenute nel corso della partita in modo che entrino in sinergia tra loro, facendo ottenere punti vittoria puri e al contempo cercando di completare gli obiettivi disponibili per guadagnare punti extra a fine partita. All'inizio del gioco, di fianco al tabellone segnapunti vengono posizionati i tre mazzi delle carte risorsa, delle carte oro e delle carte obiettivo. Da ciascuno di essi vengono pescate e rivelate le prime due carte. Le carte risorse e le carte oro rappresentano il classico mercatino da cui verranno attinte le carte durante il gioco. Su di esse possono essere presenti degli angoli visibili, talvolta occupati dai simboli delle quattro risorse naturali, quindi animali, insetti, vegetali e funghi, o dei tre oggetti, piuma, inchiostro e pergamena, che serviranno ai giocatori per posizionare altre carte e costruire il proprio manoscritto. Tenete presente che le carte oro prevedono dei prerequisiti che devono essere soddisfatti prima di poterle aggiungere alla propria area di gioco e guadagnarne i punti. Ad esempio, una carta oro potrebbe richiedervi di avere già in gioco nella vostra area almeno un elemento animali e tre elementi insetti. Le due carte obiettivo rivelate invece rimarranno invariate per tutta la partita. Sono comuni a tutti i partecipanti e se i loro requisiti vengono soddisfatti potranno garantire punti aggiuntivi al termine del gioco. Ogni giocatore sceglie un colore, quindi riceve una carta iniziale insieme a due carte risorsa e una carta oro. Riceve infine due carte obiettivo, di cui ne sceglierà solo una da tenere segreta fino al conteggio finale dei punti. Il flusso di gioco è molto semplice e veloce. Durante il proprio turno, il giocatore deve posizionare nella sua area di gioco una delle carte che ha in mano e pescarne una nuova dal mercatino. Per giocare una carta, questa deve coprire almeno uno degli angoli visibili delle carte già presenti nella propria area di gioco. Se una carta fa guadagnare punti, questi vengono immediatamente aggiunti nel tabellone segnapunti. Tenete presente che, se il fronte della carta non dovesse risultarvi utile per il piazzamento corrente, potrete sempre giocarla sul retro, dove saranno sempre presenti una delle quattro risorse naturali e quattro angoli visibili.
In sostanza vi serve come una sorta di jolly per cercare di creare una situazione che possa esservi più favorevole nei turni successivi. Dopo aver piazzato la carta, il giocatore può sceglierne una nuova tra quelle risorse e quelle oro che sono rivelate nel mercatino, oppure pescare la prima carta dalla cima di uno dei due mazzi. A questo punto il turno termina e comincia quello del giocatore successivo. Si continua in questo modo finché uno dei giocatori al tavolo non raggiunge o supera i 20 punti sul tracciato segnapunti, oppure quando entrambi i mazzi di carte risorse e carte oro si esauriscono. A questo punto i giocatori terminano il round in corso e poi si effettua un ulteriore ultimo round, durante il quale ciascuno di loro può tentare di chiudere al meglio il proprio manoscritto. Conclusa anche questa fase, si passa al conteggio finale e chi ha più punti ovviamente vince. Come avete sentito ragazzi, le regole di Codex Naturalis sono veramente semplici e immediate. Personalmente l'ho potuto intavolare con molte tipologie di persone differenti e il gioco è stato recepito da tutti immediatamente in modo semplice e veloce. Non ci sono stati dubbi e questo grazie a un regolamento veramente snello e molto molto facile da apprendere. Le meccaniche poi di gioco, come dicevo, sono semplici e immediate e se uniamo il fatto che il gioco ha una durata media veramente contenuta, tutti questi fattori invogliano naturalmente a fare più partite una di seguito all'altra e per esperienza personale vi dico che è molto difficile fermarsi dopo la prima. E nonostante il gioco sia così leggero, se vogliamo, ha delle scelte strategiche interessanti e tutt'altro che scontate. Tanto per dire, una delle prime cose che si vede appunto quando si incomincia a giocare a Codex Naturalis è la netta distinzione tra il giocatore che preferisce concentrarsi sull'ottenere punti immediati giocando carte nella sua area di gioco e quello che invece preferisce concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine, sia quelli comuni che ovviamente quello privato. E queste sono due strategie molto interessanti e molto diverse che vi portano proprio ad impostare tutta la vostra partita in due direzioni diametralmente opposte quasi. E questo ovviamente, come capite, conferisce al titolo un'ottima rigiocabilità, grazie soprattutto alla varietà di combinazioni tra gli obiettivi personali e quelli comuni, che appunto stimolano delle strategie di piazzamento molto diverse da partita a partita. A questo aggiungiamo, ragazzi, che il comparto estetico di Codex Naturalis è veramente eccellente. Il colpo d'occhio a fine partita, quando tutti i codex sono piazzati nelle varie aree di gioco di ciascun partecipante, è pazzesco. Le costruzioni, i pattern di carte che si vengono a creare sono sempre molto belli e variegati, grazie anche a una scelta di colori veramente accattivante. Abbiamo ovviamente il verde ad esempio per tutti gli elementi del mondo vegetale, il blu per quello degli animali, il viola per quello degli insetti e il vermiglio per quello dei funghi, e vi assicuro che vederli poi tutti connessi gli uni agli altri e queste macchie di colore bellissime impreziosite dai dettagli oro che ci sono su tutte le carte, vi assicuro che è veramente bello, cioè si presta veramente ad essere goduto anche da un punto di vista prettamente estetico. E ultimo dettaglio, non da poco, è che la scalabilità del gioco è molto buona, devo dire. Personalmente l'ho apprezzato maggiormente in 2-3 giocatori, anche se anche in 4 devo dire che funziona abbastanza bene, ma non ho un numero di partite così tanto elevato da potervi dire se poi alla lunga magari si innescano dei meccanismi meno efficaci che in 2-3. Comunque appunto con questi 2 player count andate veramente sul sicuro. Per quanto riguarda i dettagli invece un po' meno ficcanti del gioco, allora, come al solito in questa tipologia di titolo, l'interazione con gli avversari è piuttosto bassa. Non dico nulla perché comunque avendo il mercatino in comune c'è sempre modo di andare a rompere le uova nel paniere a qualcuno se si riesce a intuire la strategia che sta adottando, cosa che non è facilissima, devo dire la verità, se non dopo abbastanza partite giocate con le stesse persone, però appunto tenete presente che è un gioco sicuramente a bassa interazione.
Un po' mi dispiace che ci sia il limite fisico dei quattro giocatori, perché secondo me è un titolo che potrebbe dare belle soddisfazioni anche in 5 in 6, penso, però appunto ci si limita solo a 4, e questo è un po' un piccolo peccato, diciamo. Infine, l'unica nota stonata in tutta la bellezza che trovate dentro la scatola di Codex Naturalis sono le pedine giocatori in legno, che servono anche per segnare i punti sul tabellone, che di fatto sì, appunto, stonano un po' con un titolo che fa dell'estetica ricercata uno dei suoi punti forti. E a questo proposito, sebbene l'ambientazione di Codex Naturalis sia piuttosto blanda, insomma, bisogna per forza sottolineare come il suo eccellente comparto artistico riesca a far passare la questione totalmente in secondo piano. La confezione, come vi dicevo, è un'elegante scatola di latta finemente decorata, con un sacco di dettagli dorati e in rilievo, che al suo interno custodisce i vari mazzetti di carte che formano il gioco, e che sono splendidamente illustrate e a loro volta impreziosite da campiture dorate. Il tratto di Maxime Morin è moderno, ma al tempo stesso, secondo me, riesce a trasmettere perfettamente la sensazione di trovarsi di fronte a un codice miniato. Tanti sono i dettagli che sono stati meticolosamente inseriti nei disegni delle carte. Vi assicuro, ragazzi, che a volte vi perderete ad osservare la qualità e la quantità dei dettagli che Maxime ha inserito nei disegni che popolano tutte le carte del gioco, perché sono veramente splendide. Ribadisco, il taglio è moderno, ma con un afflato un po' da codice miniato medievale, che mi ha lasciato stupito per qualità. E chiudo segnalando la presenza di una modalità in solitaria, dove ci troveremo a sfidare niente meno che Tibor Quelline in persona, gestito da un semplice bot ovviamente, e che rende il gioco un solitario veloce, intrigante, e che offre anche un buon grado di sfida, nonostante a volte l'alea della pesca delle carte si faccia sentire un pochino troppo, almeno questa è un po' la mia esperienza. E altra cosa, queste regole sono disponibili per il momento solo in inglese sul sito Bombix, sono 4 paginette, anche piuttosto semplici in realtà, quindi se avete un minimo di dimestichezza con l'inglese, fateci un giro, perché anche la modalità solitaria funziona, ecco. E ragazzi, cos'altro dirvi? Codex Naturalis è sicuramente, dato anche il prezzo piuttosto contenuto, parliamo di meno di 20 euro, uno dei filler dell'anno per me. È sicuramente un titolo che potete portare in giro e intavolare con chiunque, posto che il limite massimo sia appunto 4 giocatori, ma vi assicuro che difficilmente, se lo porterete sul tavolo, ci sarà qualcuno che storcerà il naso, soprattutto se sono giocatori casuali e persone a cui i giochi troppo lunghi non piacciono, ecco. Quindi, se avete occasione, fateci un giro, perché secondo me è un titolo che merita, e ovviamente fateci sapere le vostre impressioni, anche e soprattutto sulla interessante modalità solitaria, se avrete modo di provarla. Nel caso il titolo invece proprio non vi interessi, personalmente vi consiglio di fare uno sforzo e almeno andare a vedervi qualche gallery, tra cui quella del nostro ottimo Banda, che è andata su Facebook qualche settimana fa, perché se non altro il gioco, anche solo da vedere, è veramente veramente bello. Questo è Codex Naturalis e ci sentiamo presto. Ed eccoci di nuovo qua in studio. Ale, è il tuo momento. Allora, chiaramente nessuno sa cosa porta Ale. Veramente, perché non ve l'ho ancora detto. Cosa ci fai scegliere questa settimana? Il metaverse del capitano. No, ma chi il calendario c'è con Ale? Non so se c'è tutto bianco. Tutto bianco. Allora, Ale, possiamo scegliere? Sì, possiamo scegliere. Anche vai. Stai attento. Allora, sto giro sono solo 3 i titoli, non 4. Come sono 3? Sì, perché il 4 sarebbe stato Time of Soccer, ma ho già capito che non lo posso fare. Quindi l'ho già escluso a priori. Di nuovo. Devi venire a casa mia domani sera. Ok. No, domani sera non posso, devo andare. Vabbè, mettiti d'accordo, mercoledì sei mio. Dai, allora, il primo è Rat Catcher, che è Acchiappatopi, un gioco solitario che ho ricevuto tramite Kickstarter circa 3 mesi fa, e che essenzialmente mi mette nei panni di un acchiappatopi dal sapore molto Warhammer. Questa non è la prima volta che cerchi di farmelo votare, Ale. Sì, no, secondo me sì. Forse l'avevo già citato. L'hai già messo. Non lo so. Sì, comunque, sì. In Rat Catcher voi siete proprio alle prese con la disinfestazione di un quartiere che ricorda molto una città del vecchio mondo. È un true solo.
È un, cioè, solo. È un true solo in cui voi dovete essenzialmente andare a catturare i topi, sconfiggere i boss, perché loro si nutrono, si nutrono di formaggio che è tipo la Warpstone, ok? Non l'hanno chiamata Warpstone, hanno fatto finta fosse un formaggio solo per questioni mutogeno di, esatto, ecco, solo per questioni di copyright. Esatto, sì, perché alla fine è Warhammer, ragazzi, cioè, beh, è pure semplice. Vermintide. E voi potete acquisire poteri, migliorare le abilità del vostro personaggio. Nel frattempo dovete vagare per la città cercando di evitare di essere essenzialmente svormati dai ratti e nel frattempo anche sconfiggere i boss. Vai. Veramente molto figo. Ci sta. Secondo? Numero due. Secondo è Age of Galaxy, gioco che mi è stato portato, diciamo, all'attenzione dal nostro cultista zero, da Andrea Negrini. È seguito di Age of Civilization? Sì. Che è seguito di Age of Civilization e che stavolta porta tutta l'ambientazione in un 4x6 file in cui dovete gestire la vostra razza. Guarda che, okay, Age of Civilization non è un 4x, però, no, questo, no, sì, però questo invece sì, e c'è proprio la parte di conquista e esplorazione dello spazio attraverso una serie di varie fazioni. Okay. Gioco molto interessante perché è un 4x molto compatto, anche sia come durata che come proprio confezione e prezzo, quindi è un gioco molto interessante. Infine c'è Dutch Resistance, titolo il cui Kickstarter è stato terminato credo circa 2-3 settimane fa e che vi mette nei panni della resistenza olandese durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1943. È in un certo senso un solitario barra cooperativo, che a me ha ricordato moltissimo Machis, più che altro per il tema, che si divide in due fasi, giorno e fase notte. Nella fase giorno voi dovete completare le missioni per sbarazzarvi dei nazisti, e quindi è un pick up and delivery in cui dovete andare a raccogliere risorse e portarle da altre parti per di pick up and delivery, esattamente, cioè. E poi nella fase notte invece sono i nazisti che si muovono, i nemici e le spie che vi vengono a cercare, quindi voi vi dovete difendere in qualche modo per evitare di essere tra virgolette presi, e dovete gestire una risorsa che è l'alibi. Quindi è bello. Time of Soccer deve venire a casa mia a fare un'altra partita di Time of Soccer. Io devo rigiocare con quella plancia assolutamente almeno una volta. Droga, chi vuole iniziare a votare? Vai in ordine. No, vai. Dai, vai. Io, allora, ovviamente Ratcatcher, ragazzi. Okay. Banda? No, più che altro perché l'avevo attenzionato anch'io e poi alla fine Ratcatcher e Dutch Resistance e Age of Galaxy. Age of Galaxy. Sai che Dutch Resistance anch'io. Dutch Resistance. Bene, ragazzi, allora guarda, io lo dico. Devi lanciare il tuo intervento. No, intervento è il Patreon of the Week. A posto, rilanciatelo e chiudiamo. No, lancia il mio, tipo così metto la traccia. Ah, è vero, scusa. Pensavo che con la votazione si concludesse l'episodio. Hai già fatto l'intervento, Ale. Dai, ragazzi, abbiamo deciso che l'intervento di Ale sarà Dutch Resistance. Olè! Quest'oggi parliamo di un titolo Kickstarter che ha attratto immediatamente la mia attenzione, ma che porto colpevolmente in ritardo in trasmissione a campagna ormai conclusa. Sarà comunque possibile recuperarlo tramite il sito della Liberation Game, che ha già annunciato ci sarà modo di preordinarlo, eccetera eccetera. Il late pledge attualmente non è attivo, non so neanche se è stato attivo in realtà, credo di no, non sia ancora stato attivato. Ad ogni modo, parliamo di Dutch Resistance, Orange Shell Overcome. Orange Shell Overcome è un titolo di Marshall Keller, uno storico, uno dei motivi principali che mi ha attratto immediatamente verso questo titolo, che ha voluto rappresentare quella che è stata l'oppressione nazista nell'Olanda di inizio 1943 e soprattutto la ribellione che si è scatenata, la resistenza che è scatenata fra i cittadini olandesi che hanno cercato appunto di riottenere la libertà. È un gioco cooperativo a scenari, solitario o cooperativo, per 1-5 giocatori, appunto sulla resistenza olandese durante la Seconda Guerra Mondiale, in un periodo in cui la maggior parte delle persone aveva troppa paura di opporsi alle forze di occupazione nazista e nonostante questo alcuni decisero di non voler semplicemente rimanere a guardare, fare gli ignavi, ma hanno formato dei gruppi, dei nuclei di resistenza per sabotare i piani degli invasori. Ecco, questa è più o meno la prefazione data al gioco. Nel titolo Marshall Keller ha inserito come personaggi giocabili
tutte persone realmente esistite, tra cui anche la nonna, se non sbaglio, l'ha annunciato in uno degli update di campagna. Il gioco ha 6 diversi scenari che si concentrano ciascuno su un aspetto del lavoro della resistenza, dei compiti, okay, di un nucleo di resistenza. Ogni scenario ha quindi determinate condizioni di vittoria, determinate condizioni di sconfitta, oltre a una serie di azioni speciali riservate per quello specifico scenario. Ma ci arriviamo con ordine. Cos'è essenzialmente Dutch Resistance? Dutch Resistance è un gioco basato sul pick up and delivery, cioè voi dovete recuperare risorse, sono 5 le risorse in gioco, e portarle dove c'è più bisogno. Voi vi trovate di fronte a un tabellone con alcuni luoghi iconici di questa cittadina olandese e quello che dovete fare è portare risorse dal punto A al punto B secondo le necessità e, i requisiti di quella particolare area. Per farlo, ovviamente, vi troverete a dover superare posti di blocco, a dover gestire la presenza della polizia, dell'esercito nazista, dovrete gestire il fatto che il round è diviso in 2 periodi, quello della fase di giorno e fase di notte, e soprattutto dovrete gestire le vostre carte. Carte che rappresentano abilità speciali dei vostri personaggi e che vi danno accesso a azioni più potenti rispetto a quelle che sono normalmente riservate all'action selection che compone la prima parte del round. Infine c'è presenza del dado che servirà per gestire la sicurezza di alcune zone. Ci arriviamo su questo punto perché quello forse un po' più è ambientato, ma forse un po' più debole dell'intero gioco. E ovviamente c'è un po' di push your luck. Cosa succede? Dutch Resistance personalmente mi ha ricordato una specie di commistione fra Machis e fra Black Orchestra. Ha poco in comune con entrambi i titoli. Forse è molto più simile a Machis per certi versi, sempre la gestione del pick up and delivery e soprattutto la gestione di questo spaccato di città con i quartieri che si modificano. E di Black Orchestra ha, se volete, la gestione dei raid, la presenza dei controlli e quindi questa gestione un po' pericolosa, non semplicemente fatta in Machis, i poliziotti o comunque i soldati vanno a controllare un quartiere e bloccano l'accesso alle vostre safe house. In questo caso, invece, la polizia e l'esercito nazista vanno a investigare in vari luoghi attraverso l'utilizzo delle carte, diminuiscono l'alibi delle persone che si trovano lì, diminuiscono il grado di sicurezza delle varie zone. Comunque sono tutti dettagli meccanici su cui torneremo a brevissimo. Ecco, Dutch Resistance essenzialmente vi porta nella gestione di un nucleo di resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. L'abbiamo già detto, ma è quello l'importante, è quello il cuore che dovete ben capire del titolo. Lo fa con splendide illustrazioni, con una meccanica estremamente semplice, il regolamento è già disponibile ed è chiarissimo. C'è anche un video su YouTube della Liberation Games che vi spiega per filo e per segno qual è la composizione del turno di gioco e dura tipo 12 minuti, sono 13 minuti, quindi veramente molto breve. E a fronte di una meccanica veramente semplice da capire, c'è una buona profondità di gioco data dalle piccole gestioni che dovete fare dei vostri personaggi. I personaggi hanno diversi gradi di sviluppo. La principale track che dovete tenere d'occhio è quella del vostro alibi. L'alibi deve essere mantenuta sempre il più alta possibile, cioè voi dovete essere degli angioletti essenzialmente, e lo potete fare muovendovi in modo sapiente e anche con un po' di fortuna nella gestione dei movimenti delle truppe avversarie e poi nella gestione delle risorse di cui disponete. Voi avete uno slot sulla vostra plancia che contiene le risorse, che sono cibo, informazioni, che sono il soldi ovviamente, sabotaggio e non mi ricordo, comunque sono 5 risorse che dovete gestire di turno in turno e che dovete trasportare in vari luoghi per completare, per sabotare i piani dei nazisti. I turni sono scanditi da questa sequenza giorno-notte in cui di giorno dovete appunto gestire il trasporto delle risorse, il recupero delle risorse e via dicendo, e la notte in cui
le guardie si spostano, se voi siete nel posto sbagliato andranno ad intaccare il vostro alibi, diventerete dei sorvegliati in un certo senso, tematicamente è così, e via via che il vostro alibi si abbassa, il vostro morale si abbasserà e capiteranno cose brutte. Il morale è l'altra track molto interessante del titolo, che è un po' si rifà a quella ad esempio di Dead of Winter, quindi è una track morale generale che riguarda tutti i giocatori, tutti i personaggi coinvolti nella vicenda e che finché è molto alta vi dà accesso a azioni supplementari. Via via che il morale scende, e se arriva a zero avete perso automaticamente, via via che il morale scende queste azioni supplementari diventano impossibili, sempre più rare fino a scomparire. A livello meccanico questa cosa si dimostra in modo molto semplice: avete una track, ci sono degli slot di carte posizionati a fianco, finché il morale è oltre una certa soglia avete accesso a una, due, tre o quattro carte. Queste carte vi danno azioni supplementari condivise fra tutti i giocatori, quindi vi danno piccole azioni in più, piccole grandi azioni in più di movimento piuttosto che di aumento della sicurezza delle regioni e via dicendo. All'interno della mappa avete i quartieri della città che hanno un requisito, cioè dovete fare qualcosa all'interno del quartiere, portare delle risorse all'interno del quartiere per sbloccarlo, e a quel punto il quartiere diventerà attivo e potete utilizzare l'azione speciale di quell'area, che sarà di solito la produzione di ulteriori risorse più complesse, di aumentare il morale, aumentare l'alibi e via dicendo. Quindi è molto importante muoversi bene sulla mappa e andare subito a fare le azioni, quelle principali e più importanti. Inoltre, cosa succede? Ogni quartiere ha un grado di sicurezza. La sicurezza è rappresentata da un counter gestito da un token che si muove su una scala da 1 a un valore numerico, da 1 a 5, 1 a 6, 1 a 10 a seconda del quartiere. Quando voi siete in un quartiere potete aumentare la sicurezza di quell'area tirando un dado. Fate un'azione di aumentare appunto la safety, tirate un dado, ecco, questa è forse la cosa un po' meno tematica. O meglio, tematicamente ci sta anche abbastanza, ma un po' debole. Tirate il dado, se fate 1 aumentate di 1, se fate 2, 3 o 4 aumentate di 2, se fate 5 aumentate di 3, se fate 6 aumentate di 4. Ecco, io l'ho trovato ok, ci sta che a volte la condizione di fortuna sia preponderante in certi momenti, perché siamo in guerra, perché la situazione è molto liquida, perché non sapete esattamente contro chi vi state scontrando e qual è la situazione del quartiere. Ci sta, tematicamente è abbastanza comprensibile. A livello di giocatore devo ammettere non mi entusiasma tantissimo, perché bastano 2-3 tiri sfortunati e vi siete, non dico giocati la partita, ma sicuramente vi siete giocati un quartiere, ok? Le azioni sono quelle che sono poche, non ne avete tantissime, e dover essere limitato da questo tiro di dado un pochino mi disturba, un po' mi perplime, soprattutto per un gioco che ha un animo estremamente euro nel suo sviluppo. Ad ogni modo si vedrà, magari avranno intenzione di cambiarlo, magari mi sbaglio io e ci sta, cioè una volta giocato questa cosa ci sta, perché io ho fatto una mezza partita su Tabletop Simulator per provare un attimo le meccaniche, l'ho capito molto velocemente, è un gioco molto semplice da capire, da padroneggiare molto meno, lo scenario 1 è già abbastanza bastardo. Ecco, è molto bella questa sequenza di campagna, scenario 1 e scenari successivi rappresentano una sorta di percorso della resistenza, secondo me in mesi successivi, è una condizione che via via tende a peggiorare e di conseguenza voi dovete rispondere in modo altrettanto coraggioso, a volte un po' sconsiderato, alle azioni delle forze di polizia. Il modo in cui i poliziotti si muovono durante le patrol notturne è altrettanto interessante. Voi avete dei movimenti più o meno comandati da una carta controllo che vi dà una sequenza di movimento della polizia e dei soldati, e nell'eventualità in cui loro intercettino un membro della resistenza in una zona si va a pescare essenzialmente una carta che, non dico sia un raid ma più o meno lo è, che andrà a intaccare magari il vostro alibi piuttosto che il vostro morale. Quando voi durante il movimento superate un posto di blocco, allo stesso se avete un ticket per passarlo senza controlli,
benissimo. Se non ce l'avete, siete costretti a rispondere a un mini interrogatorio rappresentato da una carta a soluzione multipla. In base alla vostra risposta otterrete dei malus diversi. Non so se ci sono bonus, io non ne ho mai visti, ho visto sempre solo malus e credo siano più o meno tutte così. Dicevo 1-5 giocatori, i personaggi giocabili sono 9 se non ricordo male. E anche a livello di illustrazioni, lo stile grafico è secondo me molto azzeccato. Devo dire, hanno fatto un bel lavoro. Per essere un'opera prima, devo dire, sembra molto curata. Gioco che mi interessa moltissimo. La versione inglese costava a livello di campagna 55 euro. E non c'erano esclusive Kickstarter. Quindi è un gioco che, eventualmente in cui arrivasse retail, troverete così com'era nella presentazione della campagna. Dutch Resistance quindi spicca decisamente, 60-90 minuti, quindi anche a livello di scenario sembra abbastanza gestibile come durata. Ha raccolto non tantissimo, 25.000 euro, ha comunque lanciato una campagna parallela in lingua olandese che ha raccolto altri 9.000 euro circa, comunque siamo 32-33.000 euro, 34, e probabilmente avrebbe meritato un po' di più. Comunque ha superato il target, gli stretch goal ne sono stati sbloccati una decina, tenetelo d'occhio. Dovesse partire un gruppo di acquisto piuttosto che un late pledge, piuttosto che un pre-order sul loro sito, secondo me vale la pena. A livello di presenza di lingua inglese abbastanza alta, le abilità dei vostri personaggi, il regolamento, le carte che sono quasi tutte diverse, per quanto abbiano stringhe abbastanza brevi, necessitano comunque di una buona conoscenza dell'inglese. Inoltre le carte interrogatorio, tra virgolette, quelle hanno molto testo da leggere, è una mini sequenza narrativa. Certo, trattandosi di un gioco cooperativo che non ha informazioni nascoste, è sufficiente ci sia una persona che sa leggere bene l'inglese, che lo traduce per gli altri presenti al tavolo. Non lo vedo come una grossa difficoltà, quindi sicuramente un titolo valido anche se non tutto il gruppo di gioco è anglofono, perché poi a livello di mappa tutto è rappresentato da icone, quindi vi rendete immediatamente conto di cosa dovete fare in quel luogo piuttosto che l'altro, quindi non serve avere grossa conoscenza. Sicuramente per leggere gli scenari, leggere le carte e interpretare alcune sequenze dei controlli va conosciuto l'inglese. È tutto, alla prossima. Ale, fammi un delicato fade in mentre suono e saluto tutti gli ascoltatori. Perché no? Cioè, nel senso, che pagliacciata che dovrei. Un saluto da Jack. Uno da Banda. Uno da Mac. E uno da Ale. No, combo breaker. Ti ragazzi, giuro, odio quell'ukulele in modi proprio che tu non puoi neanche non posso spiegare. Va bene ragazzi, un grande saluto da tutto il team. E buon ascolto e buona settimana. Carichi per settimana prossima perché carichissimi. Le prossime tre settimane saranno bagno di sangue, oro, incenso e mirra proprio. Quindi ragazzi, buona settimana e come sempre ci vediamo dall'altra parte. Ciao a tutti. Ciao.